Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute a questo primo incontro dell'Officina delle Idee 2018 che prosegue un po' la riflessione iniziata tempo addietro sul tema della digitalizzazione e del suo impatto sulle dinamiche del lavoro e della formazione, con un pregiatissimo incontro in cui abbiamo l'onore e il piacere di ospitare e di ascoltare il professor Giuseppe Longo, direttore di ricerca emerito alla Scuola Normale Superiore di Parigi e professore all'Università di Boston, e nel ruolo di discussant, di amico critico, di rilettore critico, Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI. In un quadro in cui la digitalizzazione attraverso dei processi tesi fondamentalmente ad incrementare e a massimizzare la produttività, l'efficienza, anche l'anticipazione, la predittività in funzione dell'incremento ancora una volta dell'efficienza e della produttività, in un quadro appunto in cui la digitalizzazione si fa consapevole o inconsapevole promotrice di processi di massificazione, di omologazione, si fa promotrice dell'inutilità di un'interpretazione dei dati che sia etimologicamente intelligente, un'interpretazione dei dati che appunto si presume sia resa automaticamente disponibile dalle macchine, dalla computazione di quantità di dati sempre più grandi, anzi possibilmente tanto più grandi quanto possibile. In questo quadro penso che il professor Longo si propone come voce piacevolmente dissonante, promuovendo dei concetti quali quelli di pensiero critico, di sapere critico, concetti quali quelli dell'importanza dei risultati negativi e inaspettati, del valore del senso del limite, della possibilità di una terza via derivante dall'accostamento magari anche inaspettato di quadri concettuali ed epistemologici diversi, e non ultimo del dissenso creativo, concetto sul quale anche oggi ci intratterrà. Ecco, credo che anche solo queste poche etichette, che naturalmente non hanno alcuna pretesa né di sintetizzare né di esaurire il lavoro del professor Longo, quanto piuttosto di sottolineare l'ammirazione che anche da sole innescano nei suoi confronti, credo che queste etichette appunto siano abbastanza stimolanti per alimentare il desiderio di ascoltarlo il più presto possibile e quindi di non indugiare oltre in questa introduzione. Lasciatemi solo la possibilità di presentarvi brevemente la struttura del pomeriggio, che appunto comincerà con la relazione del professor Longo. Ci siamo dati all'incirca un'ora di tempo per questo. Seguirà subito una breve pausa anche per poter digerire adeguatamente tutte le informazioni che avremo il piacere di ascoltare. Dopo la pausa riprenderanno i lavori con appunto questa lettura un pochino amichevolmente critica del professor Carpanzano, che si chiuderà con alcune domande, preludio poi alla discussione e all'interazione anche con il pubblico. Vi auguro un ottimo e proficuo pomeriggio e grazie ancora al professor Longo per aver accettato l'invito di stare con noi. Grazie a voi, grazie per l'invito, per l'introduzione. Per la prima volta a Lugano, è stato benissimo. Ieri anche alla radio, devo dire, un'intervista condotta con intelligenza, spero che quello che ho raccontato fosse comprensibile. E torniamo oggi su dei temi che sono stati bene introdotti orora. Il problema, diciamo, è come sopravvivere, come lavorare, come far scienza in una situazione in cui macchine veramente straordinarie, per di più messe in rete, questo ne aumenta immensamente la potenza, stanno cambiando i nostri modi di vivere, di lavorare, di far scienza. Io parlerò soprattutto di quello, negli aspetti di conoscenza, e come questi cambiamenti indotti sono ricchi di potenzialità, ma che possono essere distorti da una cattiva filosofia, filosofia della conoscenza, di una cattiva filosofia dell'uomo, e anche forse da pessime pratiche dettate da esigenze, da disegni più politico-commerciali che di progresso umano. Come guardiamo l'uomo? Perché questo è un punto nodale. Castoriadis, un filosofo francese d'origine greca, dice
in alcuni scritti di antropologia, quando il selvaggio, fra virgolette, dice io sono un gufo, lo dice con un certo distacco, si mette una maschera. Quando noi diciamo il cervello è una macchina, tu sei una macchina, lo diciamo veramente. È un grosso problema delle nostre culture, direi dai tempi di Descartes, della rivoluzione scientifica, questa meccanicità del mondo così assoluta, direi monoteista nella visione di un potenzialmente meccanizzabile che dalla meccanica celeste man mano si è estesa fino alla conoscenza dell'uomo e della biologia. In particolare io cercherò di soffermarmi sulla quello che ha la premessa, diciamo questa svolta linguistica nei fondamenti della conoscenza, in particolare nei fondamenti della matematica, che non so se è la causa della nuova dinamica della conoscenza e l'invenzione delle macchine. Certo è sintomatica di un cambiamento di sguardo ricchissimo di potenzialità tecniche e anche scientifiche, ma senz'altro che se presa la lettera, come troppi fanno, è una distorsione fortissima dei nostri modi di vivere e di conoscere. Perché vedete, dietro una visione della macchina e in realtà poi anche della scienza c'è innanzitutto una visione dell'uomo, e questa è stata la svolta della rivoluzione rinascimentale, prima e poi scientifica, è cambiata la visione dell'uomo e oggi se ne adombra un'altra, e che noi dobbiamo vedere, correggere e discutere, se non altro, non dar per buone delle visioni che quantomeno estremamente riduttive. Ecco, riduttive per esempio in un elemento, è il dire che tutto è informazione, che in particolare l'intelligenza è elaborazione di informazione. Beh no, certo c'è questa componente, insomma è vero, ma è l'intelligenza umana, è innanzitutto l'immaginare configurazioni di senso, e cercherò di spiegare cosa intendo dire con questo. Poi cercherò di fare delle distinzioni in questo approccio del tutto il linguaggio e informazione, e come questo si è realizzato attraverso il mito logicista in formidabili macchine logico-formali, e come lo scientismo, che è una gravissima deformazione della scienza, che c'è sempre stata ma che in ogni epoca assume la sua forma, cerca di occupare progressivamente il reale con gli strumenti che ci sono, cioè tagliando via l'invenzione scientifica, e questo è il grosso rischio che noi viviamo oggi. Questa perdita di senso del tutto presunta informazione digitale, appunto per un'opera di ricostruzione del senso, utilizzando nel migliore dei modi possibili strumenti eccezionali che ci siamo dati. In realtà se uno ripercorre in un modo abbastanza arbitrario l'invenzione umana, i primi gruppi umani si saranno messi insieme, dando insieme senso al mondo. Io mi immagino che quando, certo tantissimo tempo fa, abbiamo interpolato le stelle, un gesto eminentemente matematico, mettere delle linee fra le stelle e dar dei nomi, lì c'è un leone e lì un toro, abbiamo dato senso al quel che è perfettamente insensato, queste lucine nel cielo, e solo gli uomini nel gruppo, nel linguaggio e con il gesto hanno fatto questo. Queste linee, pensate per esempio a Lascaux o Altamura, nelle grotte, ci sono delle immagini di animali, alcune sono delle macchie, diciamo così, a forma di animale, altre sono dei soli contorni. Questi secondo me sono i più significativi, sono una vera svolta dell'intelligenza umana, perché gli oggetti non hanno contorni, al più c'è una singolarità nel cambiamento della frequenza luminosa, siamo noi che tramite una corteccia visiva particolare proiettiamo questi contorni sulle cose, ma anche i gatti hanno la stessa corteccia visiva, e lì si è scoperto il ruolo della corteccia primaria nel costruire i contorni, ma solo gli uomini hanno proiettato questa corteccia su una superficie anche molto irregolare, solo loro possono riconoscere, nessun animale può riconoscere in questo un altro animale, forse solo una scimmia per grandissimo amore del suo allenatore riesce a riconoscerlo, ma altrimenti è un gesto eminentemente umano, nel mito, nel rito, ecco questo stabilire contorni. E leggete un attimo anche in maniera diversa la geometria di Euclide che avete imparato al liceo, e la geometria di Euclide è puro bordo, vi rendete conto quale invenzione il dire la definizione beta di Euclide
e le linee sono lunghezze senza spessore. Ma dove stanno le linee senza spessore? Non ci sono. Eppure i greci si rendono conto che per fare una buona teoria delle superfici bisogna che non ci sia un bordo, cioè che il bordo abbia spessore zero, perché se ha questo spessore qual è la superficie? Questo è l'immaginare una configurazione di senso, questa è l'azione organizzativa intelligente, eminentemente umana, in cui io da matematico cerco di ripercorrere alcune tappe. Ahimè, nell'ambito di questa svolta linguistica del Novecento ci hanno detto e vi hanno detto a scuola: Euclide ha inventato il metodo assiomatico, la scrittura degli assiomi. Figurarsi, è vero, è metà del lavoro però. L'altro inventa Euclide, la geometria euclidea. È tutta una scuola di pensiero, inventa la prima e più fondamentale delle strutture matematiche, la linea senza spessore, la nozione di bordo, che è una nozione difficilissima. Certo, poi c'è il linguaggio. Allora, come capite, sto cercando di farvi apprezzare come il percorso costruttivo di conoscenza è basato su questi gesti interpolativi del reale, costitutivi di nuovi oggetti che non ci sono, che non sono già lì, che sono proprio al cuore di questo immaginare qualcosa che non c'è per organizzare il reale. Volevo arrivarci dopo, ma forse lo dico subito ora. Per esempio, i cinesi, che hanno una grande scuola di matematica, nel terzo secolo lui, i famosi 9 capitoli tradotti di recente in francese dalla mia collega Karim Shella, non c'ha la linea senza spessore. Però che fa lui, che dimostra teoremi, attenzione grandissima, la prova? Quando calcola il pi greco, lo chiama in altro modo ovviamente, dice: beh, io approssimo coi pedicoli all'interno e all'esterno, quando non vedo più la differenza smetto di calcolare. E così, se c'ho un triangolo rettangolo più grande, beh, la radice di 2 la calcolo un po' di più. Non c'è il problema dei greci, angosciosissimo, la logos nel logos, l'infinito nel finito. Sono colleghi miei che si sono ammazzati perché erano sconvolgente, ma quelli hanno inventato una struttura che poi ci ha fatto andare avanti. I cinesi si sono fermati a lui, perché dopo la linea senza spessore arriverà Descartes, Desargues, Newton, il calcolo infinitesimale, cioè questo lavorare con l'infinito, invenzione tutta nostra. Per dirvi come si è risultato non solo di una pratica di conoscenza, ma che non è detto che la condividiamo neanche con gli altri umani. Ovviamente un cinese capisce subito oggi, quando uno glielo spiega. Questa storicità della costruzione, del dar senso, di organizzare il mondo, che è proprio all'intelligenza umana. Il linguaggio. Oggi molti ci vengono a dire che robot costruiscono il linguaggio, che c'è un'informatica delle cose, divertentissima. Io i gadget, quando ci sono in giro, me li compro sempre, trovo che sono cose utilissime. In cui si parlano, e addirittura colleghi in intelligenza artificiale si dicono: ah, vedete, stiamo scoprendo l'origine del linguaggio, robot che interagiscono e danno etichette, numeri P, ma insomma etichette sugli oggetti, formidabile. Ma è questa la costruzione del linguaggio umano? È un'altra cosa. Le scimmie non indicano. Le scimmie hanno uno sguardo sempre in movimento. Quando sono insieme, se una ferma lo sguardo su qualcosa, tutti si indirizzano là. Non c'è nessun bisogno di dar nomi alle cose che sono lì. Piuttosto c'è il verso evocativo della paura, del pericolo, che è una forma di linguaggio nelle scimmie. È questo che si pone semmai in una continuità con l'esperienza umana. Questo, una continuità direi con una transizione critica. Quando l'uomo inventa il linguaggio, lo inventa per parlare di cose che non ci sono. E il linguaggio umano è fatto per parlare degli antenati, degli dèi, di quelle configurazioni di stelle che danno senso al mondo, che non ci sono. È tutt'altra cosa, è una visione miserabile del linguaggio, il venirci a dire che il linguaggio sono etichette sulle cose. Come vi dicevo, accanto a queste pretese visioni di una realtà tecnologica che si vogliono placcare, schiacciare sull'umano, c'è innanzitutto una visione miserabile dell'uomo. È tutt'altra cosa il linguaggio umano, è questo evocare appunto l'invenzione di quel che non c'è. Come vi dicevo, c'è
qualcosa di particolare nell'attività umana, in questo tracciare linee che non ci sono, inventarsi addirittura la linea senza spessore, tutti passaggi che non hanno nulla a che vedere con l'elaborazione dell'informazione, eh? E questo inventare una configurazione di senso, dar senso all'insensato, proporre un nuovo oggetto d'attenzione di senso. Ora, uno degli aspetti fondamentali che ci permette di dar senso è che l'uomo è sempre attivo. I nostri occhi si muovono continuamente, abbiamo sei muscoli più veloci del corpo che con saccadi precoscienti scandiscono gli oggetti che, se vengono immobilizzati con anestesia, rendono il mondo grigio, non vediamo più nulla. E poi abbiamo saccadi e movimenti oculari coscienti con cui precediamo la preda, la palla da acchiappare, la preda da inseguire, il predatore da sfuggire. Sono movimenti fondamentali. Un bambino, avete visto, ci mette mesi a acchiappare una palla al volo, perché deve imparare a precedere, a costituire l'invariante che conta, cioè la traiettoria, il giudizio sulla traiettoria la cui precessione, il precedere la traiettoria, gli permetterà, unico modo possibile di poter prendere la palla. Deve costituire un invariante, cioè qualcosa che non dipende da cose secondarie, il colore della palla, non dipende la traiettoria, cioè deve estrarre da un contesto quel che interessa per l'azione futura. Questa è una componente essenziale della costruzione umana di una pratica di vita intelligente. E così con la costruzione del numero. Il numero come invariante è già praticato da molti animali, nel senso, i leoni sanno associare sei ruggiti alla visione del fatto che loro sono quattro, e il gruppo di quattro leoni compara i ruggiti con la visione di quattro leoni, che non c'entra niente a priori, e dice: siamo meno, tagliamo la corda. Cioè, senza costruire il concetto, l'animale ha già una pratica dell'invariante numerico. Questo non è un contenuto informazionale, è una forma dell'invarianza vissuta in una pratica di vita che tanti animali hanno. Le scimmie sanno distinguere fra sei banane e otto banane, hanno cioè forme di piccolo contagio. Se nascondete dietro uno schermo, fate vedere otto banane dietro uno schermo, poi aprite lo schermo e ce ne sono sette, le scimmie si arrabbiano, dicono: qui c'è una banana in meno. Però se lo fate coi sassi non fanno nulla, non gli importa niente. Invece noi sappiamo anche contare i sassi, perché abbiamo costituito nel concetto, poi nel linguaggio, ancor più nella scrittura. Ecco, quindi questa costituzione di un invariante che diventa un concetto, una pratica linguistica fino alla scrittura matematica, che è la costituzione dell'intelligenza e della conoscenza umana. La scrittura stabilizza tutto questo, come anche la scrittura della definizione beta di Euclide è essenziale. Attenzione, ci vogliono tutte e due. Mai capireste dalla definizione assiomatica, dalla scrittura assiomatica, che cos'è una linea continua alla Cantor, come l'avete studiata a scuola. Capite cos'è una linea continua solo nel gesto del primo maestro che la traccia sulla lavagna. È il gesto continuo che vi fa capire la continuità della linea. E poi solo nel linguaggio il maestro vi potrà dire: sì sì, ma io le intendo senza spessore, perché ogni linea tracciata avrà un suo spessore. Nel linguaggio, aggiungendolo al gesto, dite: ah, ma quella è senza spessore. Questo gioco fra linguaggio e gesto costitutivo, organizzativo del reale, che è tipicamente umano. L'omissione di uno dei due, dire che uno deduce la matematica dall'aspetto semantico, è un errore concettuale gravissimo, dimostrato poi falso dai risultati, tanti risultati negativi dicono è vero. E ancora oggi ci dicono che la macchina con la scrittura, perché non è altro che questo, una scrittura codificata in linguaggio binario, può far tutto. Non si estranea a questo miscuglio ricchissimo di gesto e linguaggio che è la costruzione di intelligenza umana.
di nuovo, e questo, la matematica è stata veramente pioniera da una parte, senz'altro sintomo di questa svolta, questo pensare che con la sola logica e con la sola elaborazione dell'informazione si dicesse tutto, e tanti ancora lo pensano. La stessa prova di Euclide, certo c'è il ragionamento, ma poi ci sono le rotazioni, le traslazioni, i movimenti con la riga e col compasso. Ma come è venuta in mente questa riduzione al puro linguaggio, alla scrittura binaria addirittura? E perché è successa una catastrofe a un certo punto? Cioè, con la geometria riemanniana non euclidea si è visto che la geometria di Euclide non coincideva con quella del mondo. Fino a metà dell'Ottocento non c'è problema di fondamenti della matematica. E queste si fondano negli spazi cartesiani di Newton con la geometria euclidea, è la stessa cosa. No, non è così, a un certo punto si è detto, risultato negativo, si apre un'altra via che sarà fondamentale, la fisica del XX secolo, la relatività. La risposta allora è dire, ah no, noi possiamo far tutto con la scrittura linguistica, con la scrittura assiomatica. Da questa scrittura formale nasce la macchina logico-linguistica, la macchina di Turing, queste macchine, che sono macchine logico-linguistiche, logico-formali, deduttive. Con un'idea fondamentale di Turing, distinguere l'hardware dal software. Distinguere l'hardware dal software, cioè le istruzioni, il programma hanno nulla a che vedere con l'hardware. E la teoria dell'informazione, della programmazione, sono del tutto indipendenti dall'hardware. In realtà l'informatico che fa questo non importa assolutamente come l'ingegnere lo realizzerà, basta che manipoli 0 e 1 in maniera adeguata. A Manchester, nel centenario della nascita di Turing, dove mi avevano invitato a un convegno, gli studenti hanno fatto una macchina di Turing, cioè un computer in Lego. Era un po' lento, ci metteva 8 minuti per fare 7+3, però era un computer, perché appunto è l'idea fondamentale di Turing, questa distinzione proiettata sul mondo, ancor più sul vivente, questa distinzione sull'organismo è una catastrofe, perché è proprio sfugge, nel caso ad esempio della biologia, la radicale materialità del vivente. Il vivente si fa solo con questa DNA, con questa struttura chimica, con queste membrane e non altro. La biologia di sintesi prende frammenti di DNA o costruisce esattamente la stessa chimica del DNA, lo pone in una membrana che già c'è, già data, con quella stessa materia. Di nuovo, è uno degli esempi più gravi di cui io mi occupo attivamente, è la questione della biologia degli organismi, di deformazione dovuta al successo di una tecnologia che è nostra invenzione, che non è già nel mondo. Così la cosa divertente è che l'invenzione di queste macchine rimonta appunto ai lavori in logica matematica degli anni 30, la macchina di Turing, i lavori di Gödel, la definizione di calcolabilità, i quali tutti erano basati su risultati negativi. Cioè Turing anche scrive la sua macchina, che è il paradigma della calcolabilità, per caratterizzare le funzioni calcolabili e far vedere che esistono funzioni aritmetiche ben definite e non calcolabili. Come Gödel ha inventato in effetti le prime definizioni di funzioni calcolabili per dimostrare un risultato di indecidibilità, di non calcolabilità. Questo va sempre tenuto in mente, primo per una visione della scienza, che non è un progresso lineare in cui si fanno sempre più cose. No, i momenti più interessanti è quando si cambia direzione, quando c'è un dissenso di qualcuno, come Gödel per primo. Tutti pensavano che il programma di Hilbert, cioè la decidibilità di ogni asserto ben scritto, fosse realizzabile. E lui dice no, e lo dimostra che no, che non è così, e inventa la calcolabilità. E Turing fa lo stesso, fa vedere che ci sono funzioni aritmetiche anche facili da definire, non calcolabili, e cambia la storia. Appunto, la scienza non è il progressivo occupare il reale, possibilmente addirittura con strumenti che si hanno. È un continuo cambiare di prospettiva, è scandita da dei no che costruiscono altri punti di vista. E così purtroppo l'elaborazione dell'informazione, in sé bellissima scienza, è stata vista come totalizzante, come appunto intrinseca al cervello. Tu sei una macchina, come dice Castoriadis. E lo diciamo veramente.
In realtà, oltre all'elaborazione dell'informazione, nasce poco dopo la trasmissione dell'informazione. Altra interessantissima scienza, Shannon, che è diversa, e più o meno alla stessa epoca anche la visione a reti, le reti di neuroni. Oggi tutte queste vengono iscritte, chiamate da una volgarizzazione molto volgare, intelligenza artificiale, quando in realtà ci sono grandissime differenze. Innanzitutto quella di Turing è elaborazione di informazione, l'altra è trasmissione, sempre digitale. Differiscono in maniera pregnante. Per darvi un esempio di confusione, un illustre biologo della nuova sintesi, Myna Smith, nel 2000, scrive un articolo, l'idea di informazione in biologia. È uno di quelli che pensa che il DNA sia un programma. Allora dice, quale nozione usiamo per la nozione di informazione come scritta nel DNA? E dice, ah, ce ne sono due, c'è l'elaborazione di Turing e quella trasmissione di Shannon. E poi per vari motivi dice, bisogna preferire Shannon e così via. Poi dà degli esempi che in realtà appartengono a quella di Turing, dove c'è una differenza abissale fra i due in un punto cruciale per la biologia. La nozione di complessità, e nel caso della versione Turing, diciamo Turing Kolmogorov, la nozione di complessità è covariante con l'entropia, nozione importantissima anche in biologia. In Shannon la complessità e l'informazione sono contravarianti con l'entropia, cioè è l'opposto, per buoni motivi interni alle due teorie. Cosa tipica della biologia molecolare dominante, del programma genetico dell'informazione genetica, la confusione è totale. Queste poi sono teorie sul discreto, digitale, 0-1. Poi invece le reti di Ross, sembrata altra bella idea, sono reti di neuroni formali e con connessioni che si deformano nel continuo. L'idea è, con queste reti bidimensionali, di fare un modello del cervello. Modello nel senso matematico, cioè la scrittura equazionale di qualcosa che mette in evidenza una dinamica, la causalità è una dinamica. Questo differisce da, come dico più sopra, l'imitazione che propone Turing. Turing nel 50 scrive un gioco, il gioco dell'imitazione, un articolo in cui lui fa vedere come la sua macchina, stati discreti, possa imitare il cervello. In realtà è un articolo che ho esitato a leggere, perché è un così grand'uomo come poteva pensare, ma innanzitutto lui fa la distinzione. Imitare il cervello rispetto al modellizzare. Imitare è un imbroglio. Infatti c'è una macchina, una donna e un interrogatore. Come mai innanzitutto una donna? Turing omosessuale sa che a ogni momento la polizia gli può chiedere se è un uomo o una donna e inventa questo gioco. L'interrogatore deve capire se ha a che fare con una macchina o con una donna. Chiaramente non è un uomo, è una donna. Gli chiede domande molto banali, chiede se ha i capelli lunghi, se sa scrivere una poesia, poi se sa fare la somma di due cifre, di cinque digit, e la macchina, per imitare la donna, sbaglia, perché per Turing, educata a Cambridge, dove le donne in scienza non c'erano, ovviamente una donna non è brava in matematica. È un gioco drammatico, perché lui nel 52 avrà un processo per omosessualità, nel 54 si ucciderà, sottoposto a una terapia di castrazione chimica. Quindi il gioco è veramente un dramma, solo degli intelligenti artificiali non potevano accorgersi di innanzitutto è un dramma. E poi fa bellissime considerazioni di tipo fisico, che ho ripreso altrove, sul modello, sulle dinamiche non lineari, cioè su argomenti di matematica con cui lui è bravissimo. Non si intende molto di donne, ecco, diciamo. E però è la distinzione importante. Con le reti di neuroni che si deformano c'è un tentativo di modellizzazione del cervello, c'è la nozione di apprendimento, queste reti deformandosi apprendono. Il limite di tutto questo, io ci tornerò, non so se adesso oppure nella discussione, è che queste reti neuronali, che poi sono state riprese negli anni 90, nell'interfra gli intelligenti artificiali classici hanno massacrato quest'altra tendenza, questi erano un'assoluta minoranza, questi detti connessionisti, cioè che guardavano il modello e non l'aspetto logico-deduttivo proprio alla macchina digitale. Appunto, stati ripresi, sono oggi quelli che si vende molto, come il deep learning, eccetera, ottima matematica, fanno ottime cose, se volete ne parliamo.
perché appunto sono partiti da un'idea di modellizzazione. C'è un piccolo problema rispetto al cervello umano che si pretende modellizzare, è che il cervello animale in generale funziona solo nel suo ecosistema preferito, il cranio, e quindi nel corpo di un uomo che vive in un ecosistema, in una storia, altrimenti non funziona. In realtà ha un'altra caratteristica che è proprio del resto del vivente, è super attivo, è sempre attivo. Se vi trovate in una situazione di deprivazione sensoriale, si può fare per esperimento o per tortura, cioè immersi nell'acqua tiepida, al buio, senza suono, eccetera, si diventa matti per iperattività del cervello. Cioè in realtà c'è un'attività di tipo caotico, continua, di ricostruzione di connessioni, è caotico dal punto di vista elettrostatico, che è canalizzata dal corpo, dalle sensazioni. Cioè il cervello è sempre iperattivo e l'interfaccia tramite il corpo con l'ecosistema canalizza la sua operatività. Non è assolutamente una macchina input-output, è piuttosto le costrizioni, la canalizzazione di una superattività. Ed è sempre protensivo, come dicevo. Cerchiamo sempre di precedere, questa è l'azione fondamentale per cui è stato inventato dall'evoluzione il cervello. Il movimento è il movimento per catturare, per sfuggire, quindi il movimento che precede in una permanente attività sia del corpo che del cervello. Questo quindi ci distingue comunque dalla visione input-output, anche quella più interessante, quelle delle reti di neuroni. Purtroppo però queste visioni, che vi ripeto, soprattutto in questa versione ultima connessionista delle reti di neuroni, danno macchine interessanti, fanno cose notevoli di riconoscimento di immagini, di apprendimento. Questa visione della distinzione hardware-software distinti rimane, facendo poi una gran confusione fra imitazione e modello. Addirittura poi c'è chi proietta sull'universo dicendo, come Wolfram ancora recentemente, un filone importante di gente che ci racconta che l'universo è un grosso computer, un grosso calcolatore, cioè ci dice che un oggetto cade perché è programmato per cadere, insomma, vi rendete conto? Ma veramente c'è scritto in quell'articolo del 2012, insomma è un regresso, è come la virtù dormitiva, ricordate Molière? Pensate che in fisica moderna, grazie alla relatività, uno può dire un oggetto cade per ragioni di simmetria, no? Perché Einstein unifica inerzia e simmetria, l'inerzia come conservazione di movimento è una simmetria nelle equazioni, e quindi si può dire un oggetto cade per ragioni di simmetria, che è bellissimo, cioè che è la grande unità, la conoscenza. Beh, questi si stanno inventando queste cose. Per fortuna i fisici, la maggior parte dei fisici non li ascoltano, perché appunto hanno teorie talmente robuste e solide dietro che evitano tali sciocchezze. Però purtroppo, in assenza di una teoria dell'organismo e accanto una bellissima teoria dell'evoluzione, abbiamo una teoria dell'evoluzione robusta, ampia, che cresce, e in assenza dell'organismo sta storia che il DNA è un programma, ahimè, ha avuto drammatico successo, drammatico, perché alcune conseguenze di questo, la stereospecificità esatta intermolecolare, il dogma centrale, eccetera, a mio avviso hanno totalmente distorto la ricerca sul cancro, che è uno dei temi su cui collaboro con i miei colleghi a Boston. Poi c'è la questione del tutto numeri, tutto digitale, che viene dai big data. Io adesso non so quanto prolungarmi su questo, vi dirò qualcosa, possiamo ritornarci. Questo mito che, avendo abbastanza dati, si può fare a meno di conoscenza, cioè la macchina può predire e dire come agire senza che ci sia necessità di comprensione umana. Questo è tecnicamente falso, nel senso che un mio collega matematico neozelandese, in questo articoletto che potete scaricare, facciamo vedere come ogni insieme abbastanza grande di numeri contiene ogni tipo di regolarità, cioè questioni di cardinalità, di quantità di numeri che uno ha, ma ci sono regolarità dovute totalmente al caso, che in alcun modo permettono di predire, ancor meno di agire. L'esistenza dei big data è formidabile, è straordinario la disponibilità che abbiamo di dati, la loro accessibilità, questa rete che ci mette a disposizione dell'uomo la memoria e la conoscenza dell'uomo, cosa mai successa neanche vagamente prima nella storia,
Bisogna però usarla con intelligenza, dando senso alle configurazioni che vi si trovano, facendo una proposta teorica, interpretativa, che ci dice come agire, predire nell'ambito di un tentativo di comprensione. La matematica, come lì dimostriamo, ci dice che prevalgono le correlazioni spurie e insensate, cioè che gli esempi che alcuni tirano fuori non sono vani. Un esempio, per esempio, che citiamo è che per da vent'anni il numero degli annegati sulle coste americane coincide con i matrimoni in Kentucky. Il numero dei matrimoni in Kentucky. Al che io ho scritto al governatore del Kentucky dicendo di sospendere i matrimoni. Poi un altro c'è che l'età di Miss America, da pure 15 anni, non so, coincide con migliaia di tonnellate di patate prodotte in Delaware. Al che però una collega italo-americana mi diceva: ma sai, Miss America è sempre un po' patata, così. E lei che poi un altro mi diceva: ma sai, il matrimonio gli annegati, in fondo nel matrimonio sempre un po' si annega, non so se dicesse nell'amore o cosa, però questi, capito cosa sono? Sono egregi tentativi umani di dare un'interpretazione. È molto bello il tentativo, uno fa una proposta teorica, d'altra parte i fisici sono 100 anni che cercano di unificare il campo relativistico e quantistico, forse unificare le patate è più facile, insomma. Cioè, si tratta evidentemente dello sforzo teorico proprio alla conoscenza. Ecco, appunto, perché l'impegno di conoscenza si basa su l'interpretazione, e su questo apprezzare i limiti che talvolta la buona teoria sa dare a se stessa, come è successo in scienza. Vi dicevo, so, il teorema di Pitagora, dice: ah, no, non è un numero razionale, la diagonale è incredibile, un risultato negativo, e comincia la geometria euclidea. Riemann, Poincaré, problema dei tre corpi, no, questo sistema dinamico così semplice, però non lineare, non è predittibile, comincia la geometria dei sistemi dinamici. In questo la matematica è stata maestra. Il saper porre limiti, e Feynman lo dice molto bene, la scienza è innanzitutto la convinzione dell'ignoranza di chi pensa di sapere, proprio per capire dove porre dei limiti. Invece in questo proiettare l'informazione nel mondo facciamo questo gesto che pensa di ricoprire con una nozione interessantissima che abbiamo di informazione digitale, di ricoprire il mondo. E così io credo che si arrivi a un collegamento con qualcosa che rende particolarmente potente questo meccanismo dell'informazione che è dappertutto, dei numeri che sono già lì, perché questo è il nodo. Cioè, i big data, oltre a essere non fondati nel loro mito, non nel fatto che ce li abbiamo ed è ottima cosa, ma nel mito che con i big data si risolva tutto, si aggancia anche l'idea che i numeri sono già lì, cioè che hanno un'oggettività. Uno presenta i numeri e dice: allora quello è oggettivo. No, i numeri, i fisici lo sanno benissimo, sono il risultato di un'attività umana difficile, la scelta dell'osservabile da misurare, che è una prospettiva molto forte, misuro questo e non quell'altro, lo strumento della misura, la metrica che uno sceglie. Associare un numero a un processo è una cosa molto difficile, Quindi quando uno ha dei numeri, prima si deve porre il problema: cosa ho scelto di misurare, come ho misurato, quale metrica ho adottato, quale strumento di misura. Questo che la fisica sa fare benissimo. Ecco, un problema enorme ancora più in realtà in biologia, perché lì non solo bisogna conoscere le scelte dell'osservabile, il quadro teorico, ma addirittura la storia. È impressionante per chi viene dall'esterno, come me 10 anni fa, la prima volta, andare in un laboratorio di biologia, vedere la cura estrema dei protocolli sperimentali nel tenere conto della storia dell'oggetto di esperimento, tipicamente i topi, in questo caso, di quel laboratorio in cui collaboro. Topi in cui sanno tutto, cioè dicono: questo topo discende da una coppia nata in Polonia negli anni 70, sono tutti etichettati, addirittura le cellule sono etichettate, si sa la storia delle cellule su cui si fanno esperienza, perché la filogenesi dà la specificità dell'oggetto di esperienza. Uno cambia tipo di topo, ci sono alcuni cancerogeni che su dei topi hanno effetto al 90%, su altri
addirittura della stessa specie ma di varietà diversa, hanno effetto a 0%. E quindi la conoscenza di questa specificità fa parte dei protocolli sperimentali seri. Direi che, a differenza della fisica, la cosa che mi ha molto turbato, su cui un mio postdoc cerca di lavorare con cura, è che non c'è riflessione teorica. Cioè, mentre uno può trovare biblioteche intere di riflessione, che so cosa vuol dire la misura in fisica relativistica e quantistica, in biologia, dove i buoni laboratori hanno ottimi protocolli sperimentali, non c'è una riflessione teorica. Che cosa vuol dire stabilizzare un modello d'esperienza, simmetrizzarlo, come dice Mael, questo mio ex dottorando, cioè costruire quelle condizioni che consentono la ripetizione dell'esperienza? Ecco, c'è un'ottima pratica, ma anche una teoria. Questo appunto fa parte, a mio avviso, delle necessità di fare molto lavoro teorico in biologia, in parte obnubilato e reso difficile da queste sciocchezze del DNA è un programma, eccetera. Ecco, quando uno si chiede di questo ruolo enorme dell'informazione, a mio avviso deve capire che viene anche da fatti extrascientifici, insomma, ecco. Cioè, il fatto che si possa fare a meno dell'interpretazione deriva da certi miti che purtroppo sono ormai internazionali, per esempio del rimpiazzamento del governo dalla governance, no, questa parola magica, è una questione di governance. In realtà qual è la differenza? Beh, che il governo, inteso nel senso democratico, è il risultato di un'interpretazione della legge prodotta sull'Agorà, dove al momento di produrre la legge si è discusso e si è data interpretazione della legge, la si è motivata. Il governo e il giudice poi le applicheranno interpretandoli nei loro ambiti. Invece la governance è un concetto di una guida automatica, no? La governance dirige, è ben fatta quando su un percorso ottimale governa tipicamente l'economia con le equazioni all'equilibrio. Quello è l'esempio paradigmatico di governance, e con disinvoltura si invoca questa oggettività, quest'unica via percorribile, che è questa della governance a tutti i livelli, invece del governo, che è il risultato di una pratica democratica. E di nuovo i dati, l'informazione da soli bastano applicare la governance. Pensate per esempio che negli accordi Merkel-Sarkozy c'è scritto alla fine che i criteri punitivi, cioè le punizioni in caso di violazione dei criteri che venivano allora lì addirittura resi costituzionali per trasferire le costruzioni della governance, avrebbe dovuto essere automatica, diciamo potenzialmente meccanizzabile, proprio il punto massimo di una governance sottratta all'interpretazione, sottratta alla democrazia. Per questo è l'altro aspetto che si aggiunge a questa visione dell'informazione, del programma, del potenzialmente meccanizzabile, anche di un gesto politico, è questo mito dei metodi di ottimizzazione, no? Cioè le equazioni dell'economia all'equilibrio, che sono un'assoluta miseria matematica, sono cose metà 800, insomma, rimaste a quel livello, e un metodo del gradiente dall'unico percorso economico possibile. Siamo governati da cose di questo genere. La Commissione europea è passata, dopo la crisi del 2007-2008, all'equazione di Fokker-Planck, che sono 1913, sono sempre equazioni all'equilibrio, ma c'è un termine con un coefficiente di probabilità, così hanno detto teniamo conto delle probabilità che ci sia una catastrofe borsistica. E di nuovo è una matematica così da prim'anno d'università. Altra cosa è, ahimè, la matematica della finanza, dove ora c'è un notevole spessore e la capacità di valutazione e distribuzione del rischio sono notevolissime e stanno cambiando in maniera drammatica l'economia. Là, perché tutto è fatto in modo che i ricchi diventino più ricchi, ma con questo con scelte sia politiche sia con talento matematico. Ok, questo ruolo dell'informazione, quindi, che chiaramente non è solo una questione di un sguardo scientifico e tecnico sul reale, ma è
il risultato di questa visione della politica, in cui la semplice informazione, i grandi sufficientemente dati, permettono di applicare le regole di una buona governance, regole automatiche che conducono su, tramite un programma, sul percorso ottimale. E questo si riflette anche, fa un feedback un avanti e dietro anche sulle forme della conoscenza scientifica, quando ci si viene raccontata che l'elaborazione dell'informazione contiene tutta l'intelligenza e che questa elaborazione può essere digitale. Come vi dicevo, dietro c'è anche il nascondere un passaggio importantissimo che è avvenuto all'interno dell'intelligenza artificiale. All'inizio era logico-deduttiva e ci si prometteva il robot, sempre si diceva a 10 anni, a 20 anni, ma questo sin dagli anni 60, il robot che del tutto umanoide, che sarebbe mosso, fatto cose, in modo logico-deduttivo non hanno mai neanche camminato, cioè non. Altra cosa è stata l'informatica a controllo digitale, per esempio delle catene di montaggio, che è stata una splendida applicazione. La Fiat, fra l'altro, in Piemonte sono state grandi aziende di produzione di macchine a controllo digitale, macchine che fanno il proprio di una macchina a controllo numerico discreto, cioè fanno sempre lo stesso gesto, rimpiazzando gli operai in compiti tremendi alla catena di montaggio. Quello è stato un gran successo. Altra cosa, per esempio, un altro grande successo dell'informatica, non dell'intelligenza artificiale, il controllo del traffico aereo. Non so se vi rendete conto di cosa è successo negli ultimi 40 anni agli aeroplani. Adesso gli aeroplani viaggiano a 50 secondi di distanza, insomma. Si è costruita una splendida interfaccia uomo-macchina, in cui le macchine con moltissima ridondanza, cioè hanno addirittura fino a 8-10 forme di parallelismo, lo stesso processo, cioè va in parallelo 8 volte per essere sicuri che se c'è un fallimento 2, comunque 6 o 8 daranno il buon risultato, e con un'interfaccia con l'uomo molto studiata, con un controllo di correttezza dei programmi molto sviluppati. Ho dei colleghi che hanno lavorato a questo, Patrick Cousseau, Joseph Sifakis, che hanno lavorato al model checking, l'abstract interpretation, io stesso un po' indirettamente ho contribuito lavorando in teoria dei tipi, sono state delle applicazioni in cui, cioè, l'informatica interfacciata all'uomo riesce a gestire una rete di aeroplani e di aeroporti portentosa. Insomma, avete capito il cambiamento che c'è nel traffico aereo, veramente dovuta alla splendida interazione uomo-macchina, perché l'uomo poi nei momenti cruciali, anche nel decollare, nell'atterrare, ma poi ogni momento è sempre lì richiamato dalla macchina l'intervento, che però la macchina che tiene tutto sotto controllo. Queste sono splendide applicazioni di un'informatica digitale, deduttiva, logico-deduttiva, in cui, per esempio, appunto, lo sforzo di questi miei colleghi è stato la questione della dimostrare i programmi corretti, perché bisogna questi impilarsi di milioni di linee di codice per gestire una cosa così complessa come il traffico aereo, e impilandone una sull'altra il risultato sia una cosa corretta che funziona. Siccome, come conseguenza del teorema di Gödel, non si può dimostrare un programma corretto, loro hanno una varietà di tecniche e matematiche raffinate. Nessuno può dimostrare totalmente corretto il programma, lì non c'è niente da fare, non si potrà mai dimostrare. Però se tecniche diverse dicono, ma sì, linea di massima funziona, si mettono d'accordo, fanno riunioni in cui paragonano metodi matematici molto seri diversi e dicono, ma sì, insomma, linea di massima, questo programma è corretto, con altissime probabilità, e l'aereo funziona, naturalmente funziona. Nulla a che vedere la svolta che c'è stata con le reti di neuroni. Queste, come vi dicevo, fino a una ventina d'anni fa erano reti bidimensionali di deformazioni nel continuo, quindi nessun logica deduttiva, sono deformazioni indotte per esempio dalla visione. Qualcuno ha fatto la buona osservazione che il cervello animale ha 3 dimensioni, che è un'ottima osservazione, e le hanno messe a più strati, ottima idea, e tutto è cambiato.
Adesso con matematica raffinata, che si chiamano tecniche di wavelets, metodi di normalizzazione, gestiscono l'apprendimento come formazioni di queste cascate dinamiche, che so, di immagini o di suoni, o sono le stesse tecniche, o di suoni, queste cascate di suoni che vengono raffinate, ottimizzate fino a avere il riconoscimento, e oggi una macchina è in grado di distinguere un gatto da un ferro da stiro, che è un'ottima cosa e non è per niente banale farlo fare a una macchina. E quindi ci sono applicazioni, poi ovviamente la commercializzazione, che purtroppo è di gran lunga dominante sulla scienza, e deep learning, no? Supervisione senza supervisione, per cui sembra il bambino che impara col maestro, no, se sono strati di reti neuronali a più livelli, molte decine addirittura di livelli, quindi matematicamente molto difficili da gestire, in cui con o senza supervisione, vuol dire, siccome è un metodo del gradiente, o il programma stesso gestisce, sceglie il gradiente più grande, cioè la crescita ottimale, oppure c'è un uomo che interviene e sceglie in base a dei criteri estrinseci la scelta, nulla di miracoloso, ma buona matematica e buone tecnologie. Quel che è interessante è che più si approfondisce la matematica e le tecnologie di questo deep learning, che vi ripeto è veramente, sono bellissime cose, più ci si allontana dal cervello umano. C'è niente a che vedere, assolutamente niente. La struttura ipercolonne, per esempio, della corteccia visiva è totalmente diversa da questa storia degli strati di reti di neuroni. Fanno un'altra cosa, insomma. Per non dire quel riconoscimento della voce, eccetera, perché i sistemi uditivi, i sistemi olfattivi sono tutti molto diversi fra noi e il cervello umano. Invece loro hanno solo questa tecnica, che adattano dove possono, e vi ripeto, veramente è una svolta. Se si sa cosa fa, senza, di fuori del mito. Purtroppo la commercializzazione fa dire cose incredibili. Quindi si è usciti da un paradigma dell'elaborazione deduttiva dell'informazione, si è passati a un paradigma enormemente più produttivo dell'apprendimento per deformazioni. Sostanzialmente questo, ci sono successive deformazioni di reti plastiche modellizzate matematicamente con strumenti non banali di dinamiche non lineari, e poi implementati nel discreto, il che pone non pochi problemi. Ovviamente questo dà enormi problemi pratici, quanto ci si può fidare. Finché si tratta di riconoscere immagini va benone, ma per esempio guidare una macchina, ogni tanto vengono fuori questi annunci, ma siamo lontanissimi. Poi a fine degli anni 90 già vennero fuori, poi uno se ne dimentica, ma avevano già promesso le stesse cose. O che ne so, i Google Glass, ve li ricordate i Google Glass? Beh, poi sono scomparsi, insomma, vengono fuori. Sono annunci pubblicitari che, pur basati, vi ripeto, su qualcosa che ha uno spessore matematico e tecnico, però si cerca di promettere con due scopi: uno, avere finanziamenti di ricerca, una ricerca che sempre più a progetti e basati, cioè, quindi su promesse più che sui risultati acquisiti, e l'altro perché quando Uber annuncia che a Pittsburgh nel giro di un anno farà questo l'ha fatto 3 anni fa, nel giro di un anno avrebbe fatto il tassì totalmente che guida da sé con la Tesla, uno vede che le azioni aumentano enormemente di valore. Poi dopo 3 anni hanno detto, beh no, abbiamo dovuto metterci un impiegato. Chissà perché ha detto impiegato, non uno che guida, forse non c'ha la patente, non lo so, cioè, c'è anche un impiegato sempre a bordo. Il fatto che ugualmente hanno avuto incidenti, perché per un po' la macchina va bene, e l'uomo, essendo umano, ovviamente non guida, si distrae, quindi l'incidente ce l'ha uguale, e per cui adesso stanno rinunciando. Probabilmente la via è quella del traffico aereo, che non è escluso, cioè se ci mettono delle balise, no? Per cui siamo canalizzati come gli aeroplani, allora si potrà fare una buona interazione. Io guidare su balisco sì, mi va benissimo, guidare un'automobile in modo controllato come gli aeroplani, per carità, sarebbe l'ideale, quella può essere una via. Il problema è che questo paradigma, questo modello, temo si stia estendendo ai comportamenti umani, e questo è il grosso guaio. E poi appunto il problema dell'informazione, perché questa bella nozione con le sue belle teorie è diventata ovunque la salsa dominante. A mio avviso questo c'è il fatto che la borsa funziona sempre più solo sull'informazione. Cioè quello che conta è la volatilità quotidiana indipendentemente dai fondamentali.
Beh, appunto, bisogna avere una vigilanza matematica su tutto ciò. Ci sta un libro non male, un po' superficiale, insomma, di questa O'Neill, però appunto molto leggibile, Weapons of Mass Destruction. Qua fa vedere questi abusi basati sull'opacità, su come si sono ottenuti i dati, quello che vi dicevo prima. Produrre un numero non è un gesto banale, è una misura, una scelta, è molto importante. Il fatto che si mettono dei bias nei dati, cioè c'è il razzismo, che so, implicito ovunque, sessismo, questa selezione della pubblicità. E poi appunto il fatto della risposta possibile perché noi si possa far funzionare queste macchine è che noi funzioniamo come macchine. Allora sarà più facile fare queste macchine, e questo è quello che proprio dobbiamo evitare, anche per inventare la prossima macchina. Mica che questa è l'ultima macchina che l'uomo ha fatto, spero di no, cioè noi possiamo inventare macchine profondamente diverse, ne sono convinto. No, devo andare avanti. È questa bella frase di Simon Don, filosofo francese che ha scritto solo due libri, morto giovane. La macchina si può gastare, può quindi presentare caratteristiche, questo siamo negli anni 70, è pubblicato dopo. La macchina si può gastare, può quindi presentare caratteristiche di funzionamento analogo a un comportamento folle per un essere vivente, ma non si può ribellare. La ribellione implica infatti una profonda trasformazione del comportamento finalizzato, non un guasto di funzionamento. Perché, attenzione, quando ci viene detta che l'intelligenza è solo elaborazione dell'informazione, quindi anche trasferibile su macchine, io, come vi dicevo, non concepisco un'intelligenza senza corpo, almeno senza corpo animale. Però siamo attenti, ci vuole anche l'elaborazione dell'informazione, il pensiero deduttivo. Non ci va bene un'espressione solo corporea, cioè l'esprime le proprie budella con l'urlo o col tweet spontaneo la mattina presto. Questa espressione delle budelle corporee senza elaborazione, senza conoscenza, neppure quella va bene. È chiaro che ci vogliono entrambe. Beh, io non ho scritto molte cose tipo così gran divulgativo, comunque questi sono alcuni riferimenti più tecnici e comunque ritrovate sia sulla mia pagina web che su questa di Associazione Cardano, che abbiamo fatto un gruppo di matematici per critica di abusi e distorsioni nell'applicazione della matematica. Associazione Cardano, grande del 500 italiano, matematico, medico, evoluzionista, è il primo che pensa ci sia un'evoluzione, chiama cambiamento nel tempo degli animali, e che ritrovate sulla mia pagina web. Grazie, è stato penso per tutti veramente interessante ascoltare il professor Longo, ha dato moltissimi elementi di riflessione, penso non scontati oggi, quindi un punto di vista probabilmente anche diverso da quello che è il sentire comune rispetto ad alcune tecnologie emergenti e le relative potenzialità. Mi trovo in qualche difficoltà nel fare da discussant per un motivo di fondo, che è quello che in realtà condivido molto di quello che è stato detto, quindi mi è difficile diciamo instaurare un contraddittorio che renderebbe un dibattito magari anche più animato, perché per molti aspetti condivido le riflessioni fatte. E penso sia opportuno dire anche perché le condivido, perché comunque il mio è un punto di vista diverso. Io sono il direttore di un dipartimento di tecnologie innovative, noi abbiamo molte attività legate al digitale, all'intelligenza artificiale, quindi all'applicazione di queste tecniche, e quindi in realtà dovrei essere il primo promotore di queste soluzioni, delle loro potenzialità e delle loro possibili applicazioni, e di cui siamo consapevoli che noi di fatto promuoviamo nelle nostre attività. Però altrettanto dobbiamo essere onesti e consapevoli dei limiti che queste tecnologie oggi hanno, ed è pericoloso pensare di poter risolvere determinati problemi con alcune tecnologie quando questi problemi così non sono risolvibili, no? Io mi occupo dal punto di vista della ricerca di automazione industriale, quindi mi occupo di automatica, quindi studiare i fenomeni reali, fare dei modelli matematici e capire come possono essere controllati.
E anche in questo specifico mondo, in questi anni stiamo assistendo a delle, diciamo, evoluzioni tecnologiche che stanno andando nella direzione che in parte è stata anche prospettata prima, quindi di cercare di sostituire sempre più la modellazione matematica e la teoria del controllo con la raccolta di dati e l'uso di correlazioni, no? Le tecniche, diciamo, che non colgono un nesso di causalità tra fenomeni, quindi non capiscono il fenomeno, ma cercano comunque di controllarlo associandolo a fenomeni simili, no? È una cosa che quindi si sta vivendo oggi in tutte le discipline, quelle che sono state citate al professor Longo sono in particolare relative alla sua area di competenza, quindi diciamo la matematica e la biologia in senso più ampio, ma in realtà stiamo vivendo questi processi in tanti ambiti specialistici, per cui ad esempio nell'ambito dell'automazione industriale oggi invece di utilizzare magari tecniche di controllo note che sono sempre funzionate bene, si cerca di migliorare le prestazioni dei macchinari raccogliendo dati, perché ci sono il settore al mondo che produce più dati, quindi più big data, è l'industria. Oggi per soltanto il monitoraggio di una macchina utensile si arriva a raccogliere 2 gigabyte di dati all'ora per ogni macchina, no? Quindi ci sono investimenti enormi su tecnologie, su, diciamo, funzionalità aggiuntive, sistemi di monitoraggio a bordo di queste macchine che raccolgono quantità di dati incredibili, per cui poi le aziende alla fine questi dati tipicamente non riescono a raccogliere neanche per intera giornata perché non hanno abbastanza capacità di memoria e comunque non sanno cosa farsene, no? Quindi una richiesta che spesso noi arriva è: ma noi abbiamo tutti questi dati, cosa possiamo fare con questi dati, no? E queste richieste ci arrivano non solo dall'industria ma anche da tanti altri settori. Però c'è la sensazione di fondo che con questi dati e che con un po' di regole euristiche, con un po' di metodi di correlazione, si possa estrarre dell'intelligenza o delle regole di buon funzionamento che possono superare quelle che sono le teorie più tradizionali. Quindi quando oggi mi viene chiesto di parlare del confronto tra mondo digitale e mondo analogico, il mio punto di partenza è sempre di cercare di spiegare, questo lo faccio anche con i miei studenti alla prima ora del corso di automazione industriale, che il mondo digitale non è il mondo analogico ma è una estrema semplificazione dello stesso. Tutto ciò che è artificiale non è reale ed è estremamente meno di ciò che è reale, e soprattutto che esiste una profonda distinzione tra bit e atomi e che quelli sono due mondi diversi, incomparabili tra di loro, e non si può pensare mai di ricondurre l'uno all'altro e muoversi indistintamente tra i due mondi. Dette così sembrano banalità, ma quando le trasformo in domande un po' più mirate dal punto di vista tecnico, i miei studenti, che sono studenti magari già di master, spesso fanno fatica a rispondere, no? Quindi vuol dire che hanno ormai sviluppato una cognizione rispetto ad alcune potenzialità tecnologiche che è fuorviante rispetto alla potenzialità reale per effetto di quello che noi stessi gli abbiamo trasmesso, no? Quindi oggi c'è veramente un'aspettativa alta rispetto al potenziale di alcuni strumenti cognitivi e alle relative ricadute tecnologiche. Questo sta creando delle false aspettative, e questo è stato detto, sta creando una pianificazione di investimenti anche nel mondo della ricerca che potrebbe essere poi fra probabilmente 5, 10 o 15 anni ritenuta non soddisfacente, come è avvenuto anche in passato. E abbiamo visto nei decenni precedenti già grandi investimenti, grandi temi di ricerca su aspetti diversi. E poi quando ci si è ritrovati, diciamo, l'appuntamento con la storia 10-15 anni dopo, detto, ma tutti questi investimenti a cosa hanno portato, no? Oggi vediamo in prospettiva grande sensibilità rispetto ad alcuni temi che sono quelli di cui si è in parte anche parlato, e all'interno della comunità scientifica ci si interroga e c'è un po' la stessa sensazione che si sta creando un'aspettativa eccessiva su alcuni temi, e che questa aspettativa si è diffusa e che si sta facendo anche delle scelte che vanno in quella direzione, scelte che poi impattano ovviamente la società, che impattano la ricerca e che impattano la formazione. E allora la prima riflessione che volevo porre al professor Longo è: ma questo fenomeno a cui stiamo assistendo, che lei ha ben evidenziato e che peraltro è comunque relativamente recente, è da pochi anni che questo tema della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, di queste tecniche euristiche e della loro alta potenzialità, al punto tale da pensare che potranno sostituire l'uomo, il cervello, no? Oggi, seppure
sono considerate delle eresie da parte di molti, però c'è questa sensazione che si possa andare in questa direzione. Ci si interroga anche se le macchine potranno sostituire l'uomo in ogni funzione nel mondo del lavoro, no? Quindi tra l'altro, così per inciso, ho passato una volta qualche tempo per andare a vedere chi è stato il primo nella storia, almeno con le informazioni disponibili, a dire che le macchine avrebbero sostituito l'uomo prima o poi, e la fonte più antica a cui sono riuscito ad arrivare è del 440 a.C. ed è stato Aristotele, no? Nel libro sulla politica, no? Che ha detto prima o poi le macchine sostituiranno l'uomo. Quindi in realtà è quasi una pura ancestrale questa, no? Che ci portiamo. Ma in questi ultimi anni in cui questo fenomeno è così fortemente dilagato, la domanda che ha fatto il professor Longo è: secondo lei a cosa è dovuto questo? È una degenerazione della comunità scientifica? È stata la politica che ha posto questo tema al centro e quindi l'ha fuorviato? È stato il mondo dell'economia che magari ha voluto cavalcare un'opportunità di comunicazione? È stato Hollywood, il cinema, che ha trasmesso nella società tutto insieme di messaggi per cui alla fine sono divenuti quasi parte del nostro sentire comune? Quindi il problema è: da dove è partita questa, diciamo, percezione di possibili sviluppi futuri, di metodologie o tecnologie che probabilmente non arriveranno dove si auspica o dove si ritiene? E poi, ovviamente, in seconda battuta, come possiamo cercare nel tempo di intervenire per correggere determinate traiettorie, pur ovviamente nella convinzione che anche queste metodologie e tecnologie avranno un valore aggiunto che per tante applicazioni potremo sfruttare, no? Però non possiamo pensare di sostituirle ad altre aree cognitive, ad altre discipline, ad altri strumenti. Quindi questa sarebbe la prima domanda da parte mia. Sì, certo, non sono uno storico, ma è indubbio che fa parte della nostra civiltà. In realtà, con quel momento grandissimo, è stata la rivoluzione scientifica, che aveva intrinsecamente una visione molto meccanicista del mondo, Descartes e Galileo stesso, e del mondo e degli animali. E Galileo fa belle cose sull'allometria animale, che è una proprietà fisica, ma è una proprietà eminentemente fisica, di rapporti di forza sulle ossa, volume, eccetera, quindi una proprietà meccanica, insomma non si interessa al vivente, ma per dire l'unica cosa che fa è riguardo una meccanica delle ossa, per così dire, e per non dire interessantissime, sono molto belle le cose che fa sulla geometria, e per non dire poi di Descartes, insomma. E certo, poi lui si salva con la glandola pineale come intermediazione con l'anima, quindi, però questa distinzione hardware-software, ecco, che inizia allora questo dualismo feroce, molto produttivo, poi com'è produttivo in questa macchina distinzione hardware-software. Quindi la storia è antica, e ogni epoca ha avuto dei momenti forti in questa direzione, senz'altro nel positivismo, di nuovo, il futurismo, pensate un po', appunto. Oggi sembra più pregnante, perché, da una parte perché queste macchine sono straordinarie, insomma, veramente. L'averli messi in rete prima, cioè internet, il web, come vi dicevo, questo fatto di avere a disposizione dell'umanità la memoria, la conoscenza dell'umanità è bellissimo. Ora però, appunto, che cosa succede quando, invece di usarlo per arricchire la diversità, cioè il fatto di poter essere a contatto con esperienze molto diverse per fare nuove sintesi, nuovi intrecci, come nei momenti alti della cultura umana? Se pensate, la Grecia e il Rinascimento italiano sono stati momenti proprio di sintesi, non a caso nel Mediterraneo, lo scambio, l'incontro di culture, no? E appunto, oggi ben altra rapidità, ben altra potenza la rete rispetto alle barchette dei greci o i barconi delle repubbliche marinare, no? E quindi possiamo fare moltissimo, però lo si può usare anche per fare un effetto di campo medio, cioè quando uno usa tipicamente la bibliometria per valutare la ricerca scientifica, cioè conta le citazioni, obbliga ad andare tutti verso le medie, verso le mode, verso canalizzare la ricerca, ed è assolutamente drammatico. Si confonde questo voto di maggioranza con l'audience televisiva, di nuovo questi meccanismi che evitano, che escludono il percorrere un'altra strada, mentre, come dicevo, la conoscenza umana è proceduta cambiando sguardo,
proponendo un'altra interpretazione, vedendo il mondo dal punto di vista del Sole invece che della Terra, proprio un cambiamento di prospettiva. O Galileo che guarda i gravi che cadono, che tutti avevano guardato, e lui li guarda in maniera diversa. E questo il rischio, cioè che la rete possa essere utilizzata, ed è utilizzata, per renderci tutti grigi, no? Tutti uguali, su media, e questa è una scelta politica, c'è poco da fare. Questa va avanti, deve essere affrontato sul piano del dialogo fra gli uomini che difendano il senso interpretativo del governo, come dicevo prima, rispetto alla governance. Ed è terribile come sia questa parola pregnante e comune a tutti i nostri governanti, che delegheremmo a governarci, invece dico, ah no, c'è una governance per presentare nell'assoluto scelte che sono politiche. E la difficoltà è enorme, e questo modello evidentemente è pervasivo, e questo tutto informazione regolata automaticamente, insomma, è pervasivo, e la rete viene proposta come paradigma. La risposta deve saper intrecciare competenze scientifiche, anche una visione di come storica, di come si sono formati questi saperi. Per esempio, io sono veramente indignato di vecchie intelligenze artificiali che si sono sempre battuti contro l'approccio connessionista a rete, e che oggi vengono a magnificare i successi dell'intelligenza artificiale. Ma come? È totalmente cambiato il punto di vista. La gente contro cui io, mia presenza nei consigli di dipartimento, avete fatto battaglie in maniera feroce, perché appunto queste reti, nel continuo che si deformano, sono un'altra invenzione, un'altra pista, di nuovo efficacia. Se però poi questa ci viene presentata di nuovo come l'assoluto, la modellizzazione del cervello, no, uno però con un po' di competenza li guarda da vicino e dice, ma per carità, più si fanno buone cose, più si fanno cose in un modo totalmente diverso dal cervello, e proprio per questo poi interessante. In fondo uno prima fa un bambino, ci mette 9 mesi, è pure divertente, faceva un bambino, sai, se fosse uguale. Invece no, fanno un'altra cosa, benissimo, capiamo la differenza, impariamo a interagirci per fare l'interfaccia, per esaltare le capacità umane. Di nuovo lì c'è qualcosa di politico, perché guardate come sono state vendute queste cose del Deep Blue di IBM per gli scacchi, e poi del gioco del Go, no? Che erano tecniche molto diverse. La prima era piuttosto relativa alla vecchia intelligenza artificiale, invece il Go è stato fatto con reti di neuroni, perché è un gioco combinatorialmente non gestibile, c'ha tali combinazioni. E lì, imparando, la macchina fa cose straordinarie in questo gioco, la combinatoria altissima. Ma chiaramente lì il messaggio a questi ragazzotti che passano in tempo a fare videogiochi è di dirgli, guardate, che una macchina batte il campione coreano del gioco più difficile che ci sia, immensamente più difficile di qualsiasi giochetto tu faccia. Quindi tu sei un niente, tu devi accettare le condizioni di lavoro qualsiasi sono, sia, se no ti rimpiazziamo con una macchina. Secondo me è questo quello che poi dà la potenza del discorso. E lì quindi bisogna intrecciare competenza scientifica e un discorso che è chiaramente politico. A mio avviso c'è proprio questa svalutazione del lavoro, dicendo, ah beh, rimpiazziamo. Insomma, io ho letto 7-8 anni fa, li contavano il numero degli autisti che ci sono in Francia, e come gli autisti di camion rimpiazzati da macchine a conduzione automatica, insomma, ma allucinante. Insomma, invece di occuparsi, di investire su modi diversi di trasporto, su organizzare diversamente l'economia, ci venivano a raccontare che in giro di 2-3 anni si rimpiazzavano tutti gli autisti di camion con macchine a condotta automatica. E bisogna da una parte capirne il senso politico che si fa in questo discorso, e dall'altra parte la cosa scientifica. Come vi dicevo prima, siamo lontanissimi, a meno di non canalizzarci. Di nuovo, io ben venga la canalizzazione nella guida delle macchine, e canalizzarci come gli aerei, insomma, e facendo quel lavoro serio che è stato fatto sugli aerei, che ha richiesto 20-30 anni di lavoro in informatica. E invece si buttano queste parole d'ordine, e come vi dicevo, poi uno scopre che fanno aumentare i valori delle azioni. Noi siamo in mano di manager, e questa è la grave, la finanziarizzazione della produzione industriale, in cui i manager
polivalenti che potrebbero vendere formaggini e automobili, e lo fanno, passano dall'una all'altra, hanno come scopo fare aumentare il valore delle azioni. Non l'ambizione di avere un prodotto che dà un plus valore, no. E quindi questi annunci, questa follia degli annunci continui, che poi si trasferisce in ambito scientifico. Io in questo ambito in cui più mi occupo, 2 o 3 anni dopo la decodifica del genoma, in cui vennero promesse cose incredibili, l'American Society for Cancer Biology, il presidente, entro il 2015 sarà scomparso il cancro, e entro 2 o 3 anni un coro di biologi molecolari diremo se un tumore è benigno, è maligno, guardando il DNA, personalized medicine. Uno arriva all'ospedale, mette il DNA su un CD-ROM, lo passa ai dipartimenti, maligno, benigno, metastatico, primario. 18 anni dopo, solo l'istologo, guardando il microscopio ottico, riconosce un tumore semetastatico primario. Un tumore metastatico è una caricatura di quello primario. È molto difficile riconoscere la caricatura. E solo l'istologo vede se è benigno o maligno 18 anni dopo. Impressionante. Però il progetto Human Genome Map 2003-2004 ha avuto 100 milioni di dollari. Mappa, dicevano, entro 10 anni di tutti i tipi di tumori. 100 milioni di dollari. Poi dopo 10 anni ho detto no, ne faremo una ventina. E siamo quasi, ci siamo quasi. Adesso mi pare che promettono 8 più importanti. E lì ci sono queste quantità incredibili di soldi dietro il mito che poi ci ripete ogni giornalista: se tutto DNA, se i giornalisti usano la terminologia è nel DNA della squadra di calcio del Torino, diventa questo senso comune che raggiunge il politico, il manager che dà finanziamenti. E altro figlio di questa visione del tutto DNA, i GMO e gli OGM, che sono i figli diretti del dogma centrale della biologia molecolare, no? Cioè io col DNA piloto perfettamente la pianta nell'ecosistema. No, adesso si sa che una delle cose più gravi è quello che succede al microbioma delle radici, funghi e batteri simbiotici che sono essenziali all'humus e che vengono massacrati. Ma c'è un rimedio: si riduce, è vero, l'humus in sabbia, ma allora uno compra i fertilizzanti della Bayer. E la Bayer e Monsanto hanno fatto un conglomerato che è una delle massime strutture al mondo. E come ti si batti contro il conglomerato Bayer-Monsanto? A Bruxelles ci sono tanti dipendenti pubblici quanti sono i rappresentanti tanti delle lobbies, 40.000, impressionante. Cioè, come ci si batte? Sì, e cioè, dico appunto, il problema è travalica il giudizio scientifico, per cui si sa sempre chi è disposto a trovare oggi chi faccia analisi pertinenti, non sia compromesso con queste aziende, analisi pertinenti dei perturbatori endocrini, è veramente un problema. Quindi non faccio che riporre o rimandare il problema per vedere come l'intreccio c'è. E la risposta deve essere un intreccio complesso fra competenza scientifica. Il problema è difficile fare la competenza scientifica quando si reclutano sempre meno giovani nelle università, in Italia poi proprio più, e quelli che si reclutano vengono raccolti secondo le mode dominanti, quindi la battaglia è grossa. Quindi mi pare di capire che diciamo l'origine principale comunque di natura politico-economica di questi, diciamo, deviazioni, chiamiamolo così, è che la soluzione potrebbe essere nuovi percorsi scientifici o di ricerca o almeno di condivisione a livello culturale nella comunità che si occupa della conoscenza. Però qui poi subentra un altro problema di cui lei ha anche parlato, che anche questo a sua volta andrebbe meglio capito come risolverlo, no? Perché la comunità scientifica oggi di fatto opera attraverso 2 portanti. Uno è perché la comunità scientifica deve essere finanziata per poter lavorare, e i finanziamenti tipicamente arrivano nel mondo della ricerca più applicata per attività su progetti mirati, che tipicamente hanno un basso respiro, breve respiro temporale, e hanno già degli obiettivi definiti, quindi il livello di innovazione dal punto di vista della lungimiranza del medio e lungo termine è tipicamente confinato per definizione.
Dall'altra parte, nel mondo della ricerca di base, ci si trova ancora una volta con un momento storico di, come abbiamo detto qui nel titolo, no? Automazione, rischio di omologazione, perché anche qui ormai la chiave di lettura con cui vengono misurate le ricerche sono gli indici bibliometrici, che a loro volta tentano a trasformare in numeri l'attività indipendentemente dalla qualità della stessa, no? Direi quasi della veridicità della stessa in qualche aspetto. E quindi se la chiave di volta può essere affidata alla comunità scientifica, che deve cercare di fare un salto verso direzioni anche nuove, come può avvenire questo se poi alla fine o lavoriamo per progetti e quindi rientriamo nel meccanismo di prima e non andiamo verso il nuovo, o ci troviamo a essere misurati poi con indicatori che di fatto tendono di nuovo ad appiattire in qualche modo la profondità delle nuove conoscenze che sviluppiamo. Questo sì. Lei cosa propone? Ad esempio, il fatto dei giovani è già una prima. Certo. No. Beh, sulla bibliometria, cioè questa della valutazione automatica del lavoro scientifico grazie al numero di citazioni, in Francia per fortuna nel 2007 o 2008 mi pare abbiamo fatto una battaglia, abbiamo bloccato questi metodi di valutazione, che sono un massacro, perché un'idea originale senz'altro in matematica e in fisica è nuova, richiede 10 anni, per essere capito. Sono rarissime le eccezioni, è questione di tempo. È ovvio che 200 anni dopo uno può avere una pertinente valutazione, ma veramente i tempi sono quelli, se uno pensa uno dopo l'altro, penso Boltzmann ignorato, Poincaré 50 anni dopo, ma anche Turing, il morfogenesi 20 anni dopo, ma tutto, Ruel, i sistemi dinamici, niente di male, cioè diciamo, è normale che rispetto a una cosa molto originale, quello che ti mette a dire che bisogna guardare il sistema solare dal punto di vista del sole, mamma mia, e che è sta cosa, è così evidente che la Terra è ferma, no? Insomma, un po' di prudenza ci vuole, quando però questo diventa repressione, perché al Papa non gli piace di non essere più al centro del sistema solare, ma oppure diventa strumento di valutazione il fatto, la teoria dominante, e allora veramente si va alla catastrofe. Cioè ci sono spazi di battaglia che vanno argomentati, questo del confondere, come in Italia è gravissima la situazione riguardo alla bibliometria, il confondere il voto della maggioranza dei colleghi tramite il numero di citazioni con la democrazia è allucinante, innanzitutto una cattiva comprensione della democrazia, perché la democrazia poi c'ha la questione del dissenso, la formazione della minoranza, l'indipendenza dei giudici, e direi che la ricerca scientifica si fa proprio in questo, cioè nel fatto che all'interno di una scuola, perché è difficile pensare dentro una scuola, c'è un gruppo che dice ma no, bisogna guardare questo in un altro modo, sempre così si fa, fosse anche il risultato piccolo, quindi proprio l'inverso di quello dei manager della ricerca e dei politici si impongono, e questo bisogna dirlo alto e forte. Io cerco ogni tanto di farne eco della nostra per fortuna vittoria in Francia, anche in Inghilterra c'è stata la moda per un periodo della valutazione bibliometrica, sta passando, le grandi università Oxford, Cambridge, Edimburgo non si sono mai piegate, anzi sono passate all'opposto, che hanno detto candidature, uno candida presentando 5 articoli, sceglie i 5 articoli di cui per rilevo e la commissione cerca di capirli, di valutarli nel merito. Ecco, cioè si possono dare risposte, insomma, basta non cedere a questo fatto che con i dati io gestisco tutto, e chiaramente nella formazione deve essere questo il far capire che si sta sempre cercando di dare un'interpretazione, che non è che per questo non è oggettiva, anzi la costruzione di oggettività si fa proprio tramite una frizione critica sul reale, facendo un passo di lato. Allora tanto più si dà oggettività alla propria costruzione di conoscenza, quanto più si sa esplicitare il punto di vista, la prospettiva in cui si presentano le cose. E questo si può fare educando. E ovviamente bisogna battersi contro il fatto che è impedito, per esempio, nella situazione negli Stati Uniti è gravissima, le tesi dottorate vengono date solo all'interno dei progetti. Negli Stati Uniti ormai è solo così, questo è gravissimo, perché il dottorando, che dovrebbe formarsi un pensiero critico, un pensiero originale, è obbligato a dipostare la tesi del progetto. Ma io ne ho conosciuti alcuni che hanno capito che non andava bene,
che non erano, e che però erano costretti, per continuare lo stipendio, a dimostrare la tesi del progetto. Ma una cosa incredibile, questo è veramente contro la formazione del pensiero scientifico. La borsa di un'istituzione, il dottorato permette di dire, no, cambio direzione, è normale, no? Addirittura uno può addirittura cambiare direttore di tesi, che si può fare quando non ha una borsa dell'istituzione. Ecco, cose che vanno dette e difese, insomma, c'è uno spazio per farlo, e in alcuni ambiti c'è un po' un fremismo, c'è un qualche cambiamento in corso. Grazie. Io avrei ancora diverse curiosità da parte mia, però avrei piacere di dar la parola anche a, anzi soprattutto non anche al pubblico, alle persone presenti, perché assumo ci possono essere curiosità o richieste verso quanto il professor Longo ha spiegato, o riflessioni che sia piacere di condividere, quindi volentieri diamo la parola se ci sono. Qualcuno vuole rompere il ghiaccio, il direttore? Se non c'è nessuno. Allora, io ti ringrazio davvero di cuore per questa posizione così articolata e con questa capacità di stabilire relazioni in campi in cui spesso ognuno riesce solo a guardare il proprio contenuto, e qui invece hai disegnato in fondo una logica che è una logica di società dentro la quale ci troviamo confrontati. Io volevo porti tre questioni rapidamente sulle quali magari puoi riflettere assieme. La prima è quella della sostenibilità della ricerca. Oggi assistiamo a un processo in cui sempre di più è difficile, per esempio, finanziare la fisica teorica, perché evidentemente il problema è quello di un processo che ha reso dipendente la scienza, cioè la scienza e la ricerca sono state indebolite attraverso le loro istituzioni di riferimento, non ci sono più fondi, andate a cercarveli, e quindi è chiaro che questo poi retroagisce sul contenuto stesso delle ricerche, l'hai detto anche tu, l'hai detto. Quindi c'è una resa di dipendenza della scienza che è preoccupante e che oggi è trasferita agli stati, hanno indebolito gli stati secondo lo stesso principio, per cui alla fine sono tutti dipendenti da un regime, da un potere, diciamo così, che l'avete detto entrambi, ha diciamo precise finalità che non sono necessariamente quelle della produzione della verità o della verosimiglianza, come ha detto Carpanzano. Questa è la prima questione, se vuoi dirci qualche cosa anche in base proprio alla tua esperienza, perché ieri sera mi dicevi, insomma, io non riesco più a assicurare un futuro ai miei studenti più brillanti, ma questo è drammatico, cioè dobbiamo renderci conto che questo è drammatico soprattutto per noi che ci occupiamo di formazione, anche se è una formazione indirizzata, una formazione diciamo così strumentale. L'altra questione tu ce l'hai esordito dicendo la cattiva filosofia da qualche parte, fatta propria persino da alcuni scienziati, e purtroppo quello che anche qui fa sistema il tutto, perché quello che si è assistito anche nelle cattedre universitarie degli ultimi 25 anni è stata la massiccia colonizzazione di una filosofia cosiddetta analitica, ma che poi si è estesa, dialogato con un certo fronte scientifico, che è quello che tu hai dimostrato essere in fondo il più ingenuo, e che però grazie a questo dialogo si è accreditata come in un certo senso la filosofia scientifica, secondo però un'idea scientista della verità, non scientifica. Anche questo hai detto. Perché dico questo? Perché al di là della disciplina, ma questo vale per altre discipline, quello che è successo alla psicologia, nei confronti della psicologia cognitiva, la sociologia nei confronti di una sociologia ormai praticamente costruita nella sua relazione con l'empiria, quindi con dati, con quantità, quello che succede è un processo interessante. Cioè, da una parte, il fatto che lo spazio della teoria o lo spazio della riflessione o lo spazio della critica collassa dentro il reale, cioè come se da qualche parte non c'è più lo spazio, tu hai detto il passo laterale, no? Non c'è più lo spazio, l'orizzonte per esercitare la critica, perché abbiamo solo il reale, cioè quello che è successo, ma che vale anche dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista delle discipline umanistiche, dal punto di vista di alcune
prospettive scientifiche che tu hai solo il reale come dato al quale confrontarti, e il reale è presentato nella forma della necessità. Cioè, perché alcuni teorici dicono che i big data forcludono la teoria? Perché non c'è più bisogno di teoria, il dato di per sé è parlante. Tu dicevi il fatto di non costituire più una differenza tra misura e calcolo. È esattamente questo il processo. Cioè, tu hai un e questo a livello, anche visto che tu hai fatto questa apertura sociale, a livello sociale, a livello politico, questo significa che sostanzialmente esiste solo il presente. Perché l'effetto di questo discorso, tu hai detto a un certo momento che, infatti, che cosa è successo in questi anni? È venuto meno uno spazio di interpretazione, cioè c'è stato un attacco da più parti, dal punto di vista delle scienze umane, che delle scienze esatte, o delle scienze umane che volevano mimare le scienze esatte perché hanno questo impressionante senso di inferiorità, questo complesso di inferiorità. È successo che hanno praticamente esautorato l'arte dell'interpretazione, l'ermeneutica. L'ermeneutica negli ultimi 20 anni è uscita completamente dalla tradizione degli studi umanistici e della tradizione anche degli studi scientifici, ma questa è qui, poi l'interpretazione, uno dice quello che pensa, non è controllabile, invece il presente stesso ti dà i dati della controllabilità. E l'effetto di tutto questo è che siamo appiattiti su questo presente, per questo che non c'è più un vero progetto politico. E guarda che questo lo vediamo a tutti i livelli, non c'è più un vero progetto politico, c'è la governance, oppure c'è il management applicato alla politica, quindi tu intervieni per piccoli correttivi. Allora il concetto di innovazione è anche applicato alle scienze umane, cioè no, noi non la resilienza. Altro concetto interessantissimo dal punto di vista teorico, certo, parli di resilienza perché si dice, facciamo quello che possiamo con le risorse che abbiamo, perché non riusciamo più in un certo senso a pensare a una figura di futuro che non sia, diciamo così, un intervento per piccoli per piccole rimediazioni o correzioni locali. Locali. Quindi il grande progetto, infatti si parla di progetti perché non c'è più il progetto, allora si devono moltiplicare i progetti e qui il luogo comune dell'innovazione ha una sua responsabilità in tutto questo. Ecco, questo è. Poi volevo concludere con l'altro aspetto, cioè quando tu ti appiattisci sul presente, allora sostituisci la figura dello sviluppo, progresso, con l'idea dell'innovazione, non solo fai un'operazione nei confronti del futuro, cioè la pubblicità che dice il futuro è già qui, io ho paura di un presente che dice il futuro è già qui, cioè non c'è speranza, vuol dire che non c'è più la possibilità di proiettarsi in un altrove. Se il futuro è già qui, tu non puoi più proiettarti in nessun altro altrove. Adesso io non dico che dobbiamo ritornare ai deliri utopistici degli anni 70, però una buona via di mezzo dovrebbe insegnarci a essere la strada giusta. Ma qual è l'effetto? Che non solo non hai più il futuro, non hai più neanche il passato. Cioè, il problema è questo, che tutte quelle discipline che hanno operato per azzoppare l'interpretazione o la teoria sono anche quelle discipline per rispetto alle quali il passato non c'è. Perché? Perché il passato è passato e doveva passare, non si meritava di rimanere, perché è passato. È tutto il discorso dell'innovazione, cioè le cose devono passare perché non sono passate, cioè non ci puoi più fare niente. E capisci che questo significa alla fine un indebolimento degli individui, dei soggetti nella loro capacità critica, perché se io non posso più contare sulla storia che mi permette di trovare pensieri laterali, modelli alternativi rispetto a quello che offre il presente. Spesse volte la storia è l'uso della storia, cioè io utilizzo la storia per dire guardate le cose stanno così, ma in tempi addietro sono state diversamente e non sempre peggio rispetto a quello che succede oggi, e non abbiamo più soggetti, abbiamo solo oggetti. Sì, certo, ripenso in un modo che condivido del tutto alcuni temi che ho appena toccato. E questo è la sostenibilità della ricerca, e di nuovo qui bisogna fare linee di resistenza anche di proposta molto forte. Negli Stati Uniti è un fenomeno gravissimo, crescente, l'abolizione della tenure, cioè il posto fisso.
la società americana solo c'ha un posto fisso, ma 100 anni fa più o meno si sono accorti che per fare ricerca scientifica bisognava avere un posto fisso, essere libero, insieme a universitario, solo l'università c'è la tenure negli Stati Uniti. Per pensare è portentoso, cioè è stata una scelta molto audace, e adesso c'è questa tendenza crescente a abolirla. La direttrice, adesso non mi ricordo se di Science of the Nature, insomma una delle due è una donna, personaggio terribile, la quale teorizza questa cosa, bisogna abolire la tenure, fare come ad esempio a Boston, una grossa università, la quale posti a 5 anni e il rinnovamento del posto dipende dalla quantità di soldi che uno porta. Questo è la fine della ricerca scientifica, no? Proprio, e vuol dire questa immediatezza della produzione, che del resto segue il paradigma che è quello della finanza nell'industria, no? Che investimento 6 mesi, ma che 6 giorni, 6 ore, perché l'andamento borsistico si misura su queste scale qui. Che senso fa un investimento di ricerca industriale a 10 anni? No? Ed è sempre più ridotto, no? Ovviamente non è scomparso, ma è sempre più ridotto. E questa visione a breve, questa visione di un presente basato su indici borsistici, indici bibliometrici, numeri che pretendono oggettività, che invece nascondono scelte storiche, scelte politiche grossissime, insomma, che di lotta umanità. Però appunto si può resistere se si riesce a dire, se si riesce a comunicarlo, se si riesce insieme a costruire una visione diversa e critica di questi fenomeni. E certo, la filosofia è una delle prime vittime, perché evidentemente è un luogo di pensiero critico e quindi è più fastidioso, e il pensiero acritico di chi ha visto per anni il cervello come symbol pushing, come la filosofia analitica, e ovviamente gli è andato benissimo il DNA come altra struttura linguistica. Del resto François Jacob, un fondatore di biologia molecolare, scrive un articolo esplicitamente la teoria linguistica dell'organismo, è una codifica di lettere. E attenzione, non è che questi poi nei loro ambiti non fossero bravi, alcuni di questi hanno scoperto meccanismi fondamentali, li hanno inquadrati in una teoria miserabile, e qualche altro bravo poi ha scoperto altri meccanismi fondamentali, ma la stragrande maggioranza applica sempre lo stesso protocollo sperimentale in un ambito teorico tutto sbagliato, tanto che si riconosce Cell, la rivista Cell, che circa la metà dei risultati in biologia molecolare sono dimostrati falsi dopo 5 anni, e c'hanno la totale egemonia, non si parla di altro. Questo è terribile, ed è nel caso della biologia, che riguarda così tanto la nostra vita, come nel caso del cancro, i perturbatori endocrini, i GMO, ne capite il rilievo, ecco. Quindi un miscuglio di cattiva filosofia, queste scelte totalizzanti che hanno un senso gestionale dall'industria alla politica, sono le prime cose contro cui battersi, proponendo delle alternative che sono appunto questa riflessione con un senso storico e con un tentativo di progetto discutibile, da discutere, in cui ipotesi sono da esplicitare quanto meglio si può, e che va riconquistato. E questo presente onnipresente, diciamo, senza alternative, data anche dall'immediatezza della rete che distorce le forme di conoscenza, e che poi è urgente perché c'è un problema di rapporto all'ecosistema in tutto ciò. Quando noi, nella totale incoscienza e indifferenza di chi credeva nella stereospecificità esatta macromolecolare, abbiamo introdotto 82.000 molecole artificiali nel XX secolo nell'ecosistema, perché nel XX secolo abbiamo introdotto nell'ecosistema 82.000 molecole artificiali, con conseguenze gravissime. Combinazioni finite sono perturbatori endocrini e indirettamente quindi cancerogeni massicci. E questo è una visione errata dell'organismo, e con dietro chiaramente scelte politiche industriali che vanno denunciate. Non c'è più futuro, ecco, in questo rapporto all'ecosistema. Il futuro è
non può ridursi a questo discorsetto sull'innovazione. Le start-up, una dopo l'altra, il cui ambizione è fare delle applicazioni per l'iPhone, no? Perché poi si intende questo. E ben venga in quel caso lavoro a progetti, perché alcune grosse cose come portare questo sistema, ma devono essere di direzione. In fondo, se uno anche tutta questa rivoluzione che c'è, che è importantissima, deriva indirettamente da progetti globali. Quando ci dice Silicon Valley, ma Silicon Valley è stata tutta finanziata dal governo americano e in primo luogo per scopi militari e con queste grandi imprese che sono state l'energia nucleare e le imprese spaziali e poi l'invenzione di una rete internet è nata come ARPANET militare, di reti di comunicazione militare, ma con un progetto globale ogni volta, ahimè, come fanno gli americani, che innanzitutto sono bravi a stanziare soldi per grandi progetti militari, ma le ricadute indirette poi sono state svariatissime. Quindi bisogna pensare a progetti globali e lasciare poi accanto un folto numero di persone il cui compito è pensare criticamente con la tenure, valutati con tanti livelli, perché uno deve fare tanti concorsi se vuole aumenti di stipendio magari, che è un'altra cosa rispetto a lavorare al progetto. Ma e questo c'è uno spazio per una battaglia, e che è urgente, perché i problemi ecosistemici sono enormi. Io appunto sono solo in contatto con questi che si occupano dei perturbatori endocrini, e abbiamo una situazione che è semplicemente drammatica. C'è qualche altra domanda o curiosità da parte del pubblico? E magari da parte mia. Ah, prego. Mi interesserebbe, è molto breve, un piccolo approfondimento sul deep learning, su quello che lei ha citato prima, deep learning. Se può dirci qualcosa, sì, di più, molto semplice. E questo filone connessionista, che addirittura McCulloch, Pitts, Rosenblatt sono anni 50, per cui dicevano: ma no, il cervello non è una macchina logico-deduttiva. Sì, sa fare anche questo, da quando abbiamo inventato la logica sull'agora greca. Prima mica si ragionava. Però innanzitutto dal punto di vista di una modellizzazione matematica, una rete di neuroni nel continuo che si deformano, quindi è stato questo filone connessionista del tutto secondario rispetto ai grandi filoni dell'intelligenza artificiale, che neanche si consideravano intelligenza artificiale. Proprio non si davano questo nome, sviluppavano metodi spesso sprezzati dalla fisica statistica fino agli anni 90 per fare queste cose, si chiamano spin glasses su reti dinamiche, con qualche applicazione, ce n'erano poche. Poi circa una ventina d'anni fa questa idea di metterli a più strati, e per cui sono tanti neuroni, anche decine di reti a multilivello. E a quel punto diciamo il flusso che arriva, che so, da un'immagine viene filtrato, si costituiscono degli invarianti, cioè si impara a riconoscere la forma grosso modo d'un gatto, cioè rimane una traccia di quel che conta nell'immagine statica, queste riconoscono solo cose statiche, solo fotografie. È stata una svolta, è arrivata matematica di notevole spessore. Dietro c'è un collega, Stéphane Mallat, che faceva ondlet in fisica, wavelets in fisica matematica, adesso le usano lì dentro, e lui mai dice deep learning, sì, dice, ma ha detto, beh, ogni tanto devo farlo nel titolo perché sennò poi ma lui dice giustamente sono reti neuronali, reti formali a multilivelli, multilayers, in cui c'è matematica da fare. E c'è nella traduzione anche l'apprendimento di quel che sta, e di nuovo filtrano le immagini selezionando degli invarianti, degli invarianti delle forme che permettono il riconoscimento. Nulla a che fare con come gli animali guardano, appunto, come dicevo, vedono solo il movimento. Questo invece è sempre statico, sempre cose statiche, se no fa niente. Qui devono fare foto istantanee. L'opposto della rana: la rana vede solo il movimento, le cose immobili, la rana però non li vede. Perché i grandi vertebrati appunto muovono il mondo per poterlo vedere. E quindi non c'entra niente con la visione, quelli bravi lo sanno benissimo con la visione animale,
e fanno buone cose, insomma, ecco, non è, che possono complementare l'attività umana, essere utile, se non, non si fa il mito, insomma, se non si dicono cose del tutto arbitrarie e solo fatte per vendere, ahimè. Grazie. Sì, no, c'è un'altra domanda, prego. Non ho, sì, più una domanda, così è una, un commento. Da scienziato politico sono stato stimolato sul, sul fatto della governance e sulle decisioni politiche. Cioè, Socrate identificava il vincolo politico tra governato e governante in un'accettazione delle regole da, da parte di chi è governato e una codecisione delle stesse da parte, sempre da parte di chi è governato, e quindi la regola sociale e politica stava nell'accettare le regole che ciascuno in parte aveva contribuito a costruire, a generare, a decidere. Risolveva questo Socrate facendo, facendo ruotare i vari compiti di governante e governato, a chi aveva il ginnasio, eccetera. Però di base c'era questo principio di rotazione della responsabilità e quindi corrispondevano per certi aspetti. Adesso naturalmente questo vincolo si è drammaticamente scisso, si è rotto. Tant'è che ad esempio Benedetto Croce parlava nell'etica e politica nel proprio, nella moda sociale, nel salutare soprattutto da parte degli estremi democratici, come li definisce lui, che salutano con grande gioia e gaudio gli inventori delle macchine, i buffoni e le ballerine. Ecco, quello che in base a quanto lei diceva prima, il fatto della replicabilità delle decisioni in una dimensione di governance che trascende le volontà individuali e anche quelle collettive, cioè mi chiedevo se c'è la possibilità di replicare questo modello di governance, perché non ce n'è uno, è proprio una domanda dal suo punto di vista forse stupida, però mi chiedevo cosa impedisce dal replicare invece un meccanismo di tipo, come dicevo prima, magari di tipo socratico, più equidistributivo e più corrispondente a criteri di rappresentanza e rappresentatività, appunto, da questo punto di vista, cioè dell'identificazione del soggetto come produttore e come fruitore della norma. Ma io penso che quel che conta nell'avvicendarsi delle cariche, che se ben ricordo i greci hanno anche sperimentato la loro invenzione della democrazia anche una situazione di sorteggio, per cui sorteggiavano. E che cosa c'è dietro questo? Il dire individui diversi hanno interpretazioni diverse, questo è il fatto, cioè si accetta che c'è un fatto interpretativo sia di una volontà comune della legge, sia appunto interpretarla nel momento in cui la si produce, anche la si discute sull'agorà, che è bene avvicendare, bene rimpiazzare, riconoscimento della non neutralità del governante. Invece la governance si presenta come neutrale, no? La governance dice automatica, il governo automatico indipendente dagli individui, non ha più bisogno dell'avvicendamento neppure di un eventuale sorteggio e tantomeno di un'elezione discussa, e questo è il senso della governance. Rimpiazzarla con quegli altri modi ha senso appena uno rimanda al fatto che, come in conoscenza, come in costruzione di conoscenza, la questione interpretativa è cruciale, purché l'interpretazione sia resa esplicita, si dice su che criteri si interpreta, quale frizione si fa con il reale. Non ci possiamo sottrarre all'interpretazione, perché proprio questo è l'attività del vivente. La cosa che deve fare l'animale per sopravvivere in un contesto è interpretare quello che vede, quello che odora, e allora se la cava. E se noi sottraiamo questo fatto interpretativo, perdiamo la nostra umanità, anche la nostra animalità, direi. Non so se ho risposto.
C'era ancora una domanda ancora dalla penultima fila, se... Sì, in modo un po' più prosaico volevo chiedere un po' interpretazione, visto che l'ho usata diverse volte. Sono un formatore, mi occupo di formazione di adulti, soprattutto le persone che perdono lavoro. Che perdono lavoro, no? Adulti e non solo, sono anche purtroppo anche molti giovani. Lei non può sapere, perché ha detto che mi pare che sia la prima volta che è qua a Lugano, che sia qua a Lugano. Da qui a 24 mesi più o meno si aprirà in una cittadina vicino a Lugano un centro di sviluppo di software a base di intelligenza artificiale di una delle più grosse banche svizzere. Attenzione poi a citare le 80.000 molecole, che qui siamo proprio, credo che l'80% siano nate a Basilea, quindi, di quelle molecole artificiali. Questo centro non assumerà bancari, questo centro assumerà 200 ricercatori in intelligenza artificiale perché si è visto che un certo tipo di software permetterà anche la capacità di, diciamo così, di poter far investire o meno le persone attraverso un software. Questa banca non lo fa da sola, lo fa con un centro universitario proprio qua a Ticinello, questo porterà comunque altre persone che perderanno lavoro perché diventeranno inutili, citando Philip Dick e un certo tipo di filmologia che comunque è dalla parte del bene, e noi ci troveremo a conversare con persone ultra quarantenni che ci diranno sono più utile ed è software che faranno quel lavoro. Citando prima Merlini, li abbiamo presi tutti uno dietro l'altro, mi sembra di essere vergini in sala parto. Sostenibilità della ricerca, e qui c'è stata una sostenibilità, è a progetto di un software che replicherà le persone. Ma poi ho trovato anche cattiva filosofia in questo, perché questo è un cattivo fare business sul territorio, perché è monitorato, rivolto al terzo punto, dalla borsa. Quindi una di queste due banche molto grossa ha avuto un utile incredibile nazionale, e anche ticinese lo ha detto. Quindi la sua interpretazione fosse più come uomo, no? Giuseppe, ma tu cosa ne pensi? Come osservatore, ti do del tu, ma anglosassone, così, come uomo di fronte a queste cose, Marco, cioè io, cosa dirò entro 24 mesi a questi nuovi quarantenni, cinquantenni che mi diranno too young to die, too old to rock and roll, citando i Jethro Tull? Non ho capito la citazione, non è? Eh no, perché è una citazione di 70, non sono troppo giovane per morire, ma sono troppo vecchio per il rock and roll. Eh no, sì, certo, la situazione è drammatica per quelli, è drammatica per i nostri figli, che hanno grosse difficoltà. Io ho cominciato con quella osservazione di Castoriadis, no? Che dice: noi quando diciamo tu sei una macchina ci crediamo veramente, e poi ho cercato di dire come secondo me c'è una grossa componente in questa divisione della meccanicità, del biologico, nel DNA del mondo, di una volontà di schiacciamento del lavoro umano, non eliminarlo, schiacciarlo nei suoi diritti, riguardo l'uso di una filosofia e della matematica relativa. Noi appunto abbiamo fatto questa associazione Cardano, cui uno dei tre promotori, Nicola Boulot, è un ottimo matematico dei processi stocastici e da anni osserva da vicino quello che fanno in borsa, anche perché hanno usato idee sue in parte ed è furibondo, cioè descrive la situazione come gravissima, cioè questo rimpiazzamento del giudizio umano e dell'interpretazione sul senso dell'investimento tramite la gestione automatica di processi stocastici non banali, c'è matematica di un certo spessore dietro ormai nell'attività borsistica, l'integrale di Ito, cose recenti, insomma, importanti, differenza dell'economia in cui la matematica è nulla, inesistente proprio. E in matematica finanziaria hanno coinvolto e formato gente di qualità per sottrarre totalmente
al senso dell'investimento. Tipicamente queste macchine, adesso non so specificatamente lì cosa faranno, si dedicheranno all'attività più redditizia, che è guadagnare sulla volatilità, che è terrificante perché nasconde totalmente il trend. Cioè, che cosa vuol dire? Se uno c'ha un trend che va così oppure che va così, siccome loro guadagnano sulla volatilità, sul fatto che va così, il trend non conta più, quindi c'è proprio una deformazione del senso. Anche questo famoso indice prezzo della tradizione liberale, che è sempre stato un po' così così, oggi è totalmente scomparso, perché quello che conta è il guadagnare su quello che fa così. E i prodotti derivati impilati uno sull'altro con notevole invenzione, del tutto estranea all'economia, derivati su derivati su derivati, hanno un effetto di non linearità che incrementa la volatilità, che è il luogo del guadagno. Quindi c'è dietro una visione di come fare i soldi attraverso questi strumenti totalmente insensati dal punto di vista economico. Veramente totalmente, cioè il distacco rispetto ai trend. Io con Nicolà ho un tesista in codirezione che lavora su queste cose, che è un po' critico ma non troppo, lo è. E mentre noi diciamo, certo, dietro il prezzo del soggiacente è totalmente nascosto, diceva no, non tanto, sulle derrate alimentari arriva fino al 50%, lui gli sembrava tanto, cioè il resto, il 50%, è totalmente dovuto alla volatilità e non ha nessun riferimento al problema della produzione o altro. E questo è tanto, in altri settori è molto meno il valore in qualche modo misurabile dal mercato, dal valore lavoro, anche valore moneta, cioè moneta, merce, moneta, ma anche quello è totalmente scomparso. E investire in quella direzione è palesemente incrementare questa radicale perdita di senso dell'impresa economica, no? Per cui c'è dietro una scelta politica, è palese, che però veramente porta contro il muro, perché perdere il senso degli andamenti e dei trend, per esempio nel rapporto all'ecosistema, è gravissimo, perché ovviamente quello che conta sono i trend, come sta andando realmente il petrolio, che ne so, è uno delle altre cose fondamentali di cui abbiamo bisogno, in cui in qualche modo il prezzo, che so, potrebbe aiutare, benché certo non sia un miracolo, no, ma è totalmente nascosto dalla... È un'attività contro cui veramente bisogna riflettere. Noi abbiamo fatto questa piccola associazione Cardano di matematici un po' isolati, bisogna dire, che i miei colleghi poco seguono, non che siano dall'altra parte, ma insomma si sentono neutrali. Però insomma, quando abbiamo fatto già una riunione c'era un sacco di gente, devo dire. Adesso ne faremo un'altra a fine maggio, dedicata ai perturbatori endocrini e alla finanza, all'economia, insomma, e devo dire, mi pare che già si preannuncia, ci sarà sulla mia pagina web, anche forse sì, no, sicuramente la filmiamo, poi siccome è un po' artigianale ci vorrà un po' di tempo prima che qualche ragazzo la metta in internet, ma ovviamente nessuno finanzierebbe un progetto del genere. Provate a chiedere un finanziamento a un progetto come quello nostro, che è innanzitutto una riflessione critica dall'interno, con gli strumenti nostri matematici, di questi usi e abusi della matematica, e non è certo facile averlo, proprio perché siamo di ruolo, addirittura emeriti, 2 su 4, e quindi ne possiamo farlo. Ma sono d'accordo con lei, quella impresa che mi raccontava, se la capisco bene, fa parte di questa follia che poi ci ricade addosso con un'altra enorme crisi che verrà rapidissimamente riversata sui debiti pubblici, ancora prima di come hanno fatto già nel 2007-2008. Ci hanno messo un 3 anni allora a riversarla totalmente sui debiti pubblici, adesso capace ci mettono 3 giorni. E poi ci diranno che bisogna ridurre le spese degli ospedali, nell'istruzione, c'è troppo debito pubblico. Alberto, ho preso davvero tra 2 desideri, quello di farle a raffica una serie di domande e quello di prendermi il tempo per farle correttamente. Provo a sintetizzare il tutto in un paio.
prendendo spunto proprio della discussione, mi sembra che soprattutto nella prima parte le due parole più ricorrenti fossero scelta da una parte, le scelte della politica, le scelte che sono state fatte, e dall'altra parte tutto il discorso sulla canalizzazione, l'omogeneizzazione, eccetera. Queste due parole mi sembrano in modo preoccupante tra di loro in relazione ossimorica. E allora mi chiedo da padre, da insegnante e da ricercatore, come possiamo fare a promuovere il dissenso creativo, a promuovere il discernimento, a promuovere la percezione delle diverse sfumature di colori contro il grigio di cui si è parlato, a promuovere tutto questo evitando che da padre, da formatore e da ricercatore ci sia il rogo dell'inquisizione, perché rifiutare la biura non è per tutti, non è da tutti. Quindi questa da una parte. D'altra parte, forse in maniera un pochino più generica, mi chiedevo quale fosse per lei la cifra della conoscenza, la cifra della creazione, della condivisione di conoscenza che eviti l'illusione della conoscenza. E qui faccio riferimento a quelle che lei chiamava sciocchezze, le chiamate più volte sciocchezze, ma mi sembra di capire che siano sciocchezze molto avvalorate all'interno di comunità scientifiche grandi, potenti, stabili, stabilizzate, eccetera. Le due cose sono in relazione. Beh, insomma, io il contributo che cerco di dare con qualche collega, poi in particolare in questa vicenda della biologia del cancro, è la costruzione di uno sguardo critico, poi anche di una teoria dell'organismo che in rapporto costruttivo con l'evoluzione, che questa è stata la grande frattura. Il problema del cancro è un problema evoluzionista, in realtà ci sono dentro principi evoluzionisti che aiutano a capirlo meglio, e questo è il contributo positivo, il meglio che posso fare. Oppure come matematico anche questa questione di guardare da vicino cosa succede con dei colleghi poi più competenti come sono Nicolas Bouleau e Alessandro Sarti, nel caso delle dinamiche borsistiche, o nel caso per Alessandro la morfogenesi del cervello, che è il suo mestiere di matematico. E quindi questo è il mio tipo di contributo. E poi il discorso politico dietro, appunto, io non sono un politico, e credo che quello che dovremmo capire rispetto a alcune slogan troppo forti, squilibrati degli anni 68-70 è proprio questo, che ci può essere un maggior contributo politico se uno riesce a avere una competenza, e all'interno di questo coglie il senso anche politico di uno sviluppo di una competenza scientifica. In fondo io ho fatto sempre cose di minoranza, di dissenso, anche quando facevo fondamenti dell'informatica, però all'interno della matematica c'era e forse c'è ancora un riconoscimento di qualità che permetteva di andare avanti anche a una minoranza, ecco. E non è così da quando la biologia molecolare ha preso l'egemonia sopra la teoria degli organismi dagli anni 50, insomma gli anni 60, per buoni motivi, nel senso, la struttura tridimensionale del DNA è stata una bella scoperta, e anche molti meccanismi, l'operon lactose, l'allosteria di Monod-Jacob, sono meccanismi notevolissime scoperte con protocolli sperimentali. Li hanno immersi in una teoria tutta sbagliata. Questo è terrificante. Questo non sono vaghe metafore, informazioni e programma, sono pregnanti del senso preso da una teoria che ha fatto derivare conseguenze catastrofiche, teoriche catastrofiche. Questa visione della meccanicità del programma genetico, per cui uno lo dice esplicitamente, l'evoluzione è dovuta al rumore, cioè la variabilità, la diversità, l'adattività del vivente, che è una componente essenziale della sua stabilità, è rumore. Ora, in fisica da tempo si distingue fra rotore e rumore, sono cose diverse. E questi l'hanno detto, e lo dicono ancora, in biologia molecolare si parla di rumore, la rotore è rumore. La fisica, Poincaré almeno, poi la fisica quantistica, distingue fra l'aleatorio e il rumore, e l'aleatorio è cruciale in biologia, è quel che produce la variabilità, l'adattività, la diversità.
dire che la diversità e il rumore è un'affermazione politica, non è scientifica, e ci sono migliaia di colleghi che fanno così, e questo appunto io lo posso dire all'interno di una scienza, poi perché c'ho il posto, i miei allievi che lo dicono ti bocciano dappertutto, quindi, e che fanno poi peraltro proposte intelligenti, mi pare, che poi alla fine trovano, perché in realtà ci sono abbastanza riviste per cui uno spazio lo trovano, pubblicano pure, e uno di questi pure ben citato, è incredibile. Però a quel punto non serve più la biometria, perché è talmente ricco di una visione dell'umano che questo è il nodo. Com'è stata, vi dicevo, la rivoluzione, il Rinascimento italiano, la rivoluzione scientifica, quando uno dice, che, come Giordano Bruno, che nell'universo infinito ci sono infiniti mondi, in realtà fa un discorso sull'uomo, sulla condizione umana. E questo è quello che riviene continuamente. Il discorso scientifico è continuamente un discorso sulla condizione umana. E per questo la difficoltà a dire, ma stai dicendo qualcosa di tremendo sull'uomo, quando racconti come Collins, non era Collins, un altro, Gilbert, è uno dei più illustri del decodifica del genoma umano. Una volta decodificato il DNA, lo mettiamo in un CD-ROM e potrò dire, lì c'è un uomo, lì ci sono io. Finanziamenti miliardari, a esclusione di altri, quindi dietro appunto c'è una visione dell'uomo innanzitutto, eppure quelli che quelli poveretti in fondo dell'intelligenza artificiale che ci dicevano il symbol pushing, cioè 0-1, ma pochi soldi nel complesso, la vecchia intelligenza artificiale, fanno quasi tenerezza, insomma. Poi uno che dice che la cognizione di intelligenza umana è 0 al posto di 1, scrivi 0, scrivi 1, io spesso ho rispetto perché magari è introspezione, va bene, no? Quindi insomma, però in altri ambiti è molto più grave, E però insomma bisogna riuscire a fare la sintesi, dare il senso scientifico di queste cose. C'è ancora il tempo, è anche un po' passato, è tardi, non volevo, però gli stimoli sono tantissimi. Io devo dire, occupandomi di formazione continua, sono anche una di quelle persone che si trova sempre confrontata con le contraddizioni, perché la formazione continua, di cui si dice una grandissima risorsa, è anche uno degli strumenti che poi rischia di essere utilizzato dentro. Quindi una riflessione come quella di oggi la trovo assolutamente importantissima, perché ci rimanda a diversi elementi. E la riflessione che volevo fare è relativa poi ai limiti a cui questo sistema, che nel sistema finanziario è molto avanzato e probabilmente riesce a governare processi che condizionano anche le nostre esistenze, creano momenti di crisi, situazioni, alle spalle ci sono sempre anche decisioni umane, non è solo la macchina, però quello aumenta. Arriva a dei limiti. Io recentemente ho assistito a un'interessante presentazione di uno studio che riguardava uno dei pezzi del cosiddetto modello 4.0, che è poi l'applicazione industriale, nella logistica, nella distribuzione della digitalizzazione spinta, dell'Internet of Things e quant'altro. E hanno fatto uno studio sul porto di Amburgo, che è fortemente digitalizzato, pieno di innovazione, dove la gente non lavora più sulle banchine ma dentro dei contesti più comodi, dicevano. Era un po' agiografico lo studio, però non, c'erano anche delle contraddizioni interessanti. E hanno detto, però alla fine non è che tutto questo aumento di produttività neanche c'è stato, perché si pongono dei limiti. Uno dei limiti che mi ha citato era di dire, questi lavoratori avevano un'identità, che era quella del lavoratore portuale, che è un'identità molto specifica, fatta fisica, di identità con la professione, di affrontare le situazioni in un clima difficile e via dicendo, che era andata un po' perduta, anche perché venivano manovrati dalle macchine, cioè le macchine gli davano dei task, degli assignment da fare, perché avevano pianificato tutto il lavoro in teoria, però il lavoro non era pianificabile fino in fondo, perché chiaramente cambiava la meteorologia, cambiavano le situazioni, arrivava in ritardo la nave, c'era da affrontare dei problemi. E allora si interrogavano sul fatto di dire, però la competenza, le macchine hanno sostituito le competenze routinarie, magari una macchina solleva un container o delle balle di cotone meglio e anche in maniera più comoda degli uomini, però non riesce ad avere questa capacità di affrontare le varianze. Quindi oggi nella formazione professionale uno dei temi è di dire,
costruiamo competenze non sostituibili dalla routine dei robot, delle macchine che interagiscono. Però ecco, la domanda è anche questa: senza un'etica di fondo, chi costruirà questa competenza? Perché oggi stiamo arrivando un po' al limite, ecco, in cui è l'industria 4.0 che si chiede, ma poi alla fine come affrontiamo questo problema? Che non se l'è posto fino in fondo. Volevo se c'è uno spazietto di riflessione su questo, perché noi ci stiamo cercando di lavorare per costruire anche modelli nuovi. Io non ne so abbastanza, ecco, e chiaramente ogni ambito c'ha i suoi aspetti. È evidente che l'interfaccia va fatta uomo a macchina in ogni ambito, probabilmente le sue caratteristiche, come vi dicevo, nell'aviazione ci sono riusciti molto bene. E sempre questione di interfaccia, mai autonomia della macchina. Un altro ambito in cui ci si va bene è la matematica pura. Guarda, in matematica è incredibile, c'ho miei colleghi che hanno un uso straordinario del computer, nel senso che hanno imparato a isolare il calcolo tremendo da fare e da passare alla macchina, riservando a se stessi l'inventività, la creazione di concetti, strutture. Poi c'è il lemma tremendo formale, lo passano, è difficilissimo, anche perché è indecidibile se un teorema è dimostrabile meccanicamente o no, è indecidibile. Quindi a naso dice cioè c'è una bella interfaccia anche lì. È chiaro che dobbiamo fare localmente in ogni mestiere proprio questo tipo di scelta di che cosa può fare, esaltando poi questa interpretazione, questo che dicevo, questa continua immaginazione di nuove configurazioni di senso, che è proprio il massimo dell'umano in continuità poi con l'animale, che lo fa anche lui senza elaborazione di informazione, ma lo fa anche l'animale. E noi, se riusciamo a esaltare questo aspetto, l'interfaccia con la macchina può essere straordinario. Però appunto, secondo me, qui in ogni mestiere bisogna avere questo talento di saper isolare la componente meccanizzabile, programmabile, e poi l'altra che va esaltata, di questa permanente capacità di invenzione, di vedere correlazioni di senso che sono dovute al fatto della permanente, qual è la permanente attività. Cioè un organismo è sempre protensivo, una ameba si muove sempre, quando riceve un colpo lo interpreta e c'ha pure memoria. Gli eucarioti hanno memoria, ma non i batteri. Gli eucarioti, cioè si impara che il cibo sta a destra e va a destra, se riceve un colpo mentre va a destra lo interpreta, perché va bene o male. Cioè questo è il proprio del vivente, il gesto protensivo che è proprio è artificioso. Programmarlo nella macchina non ha senso. Quindi io non sono in grado di rispondere al suo specifico. Posso dire queste considerazioni generali su come a mio avviso ha fatto l'interfaccia. Io penso vorrei andare. Sì, devo proprio andare. Allora penso che possiamo a questo punto chiudere, poi magari dopo posso dire io due cose sul tema industria 4.0 e coinvolgimento degli uomini, perché è un tema su cui non ho detto svolgiamo delle attività. No, è un tema. Dico solo che è un tema nuovo al quale in passato non si è guardato, quindi sono temi di ricerca iniziati questi ultimi 1-2 anni, di capire come inserire l'uomo nel processo integrando il sistema neurocognitivo con quello digitale in modo efficace, no? E questo nasce da tutte le problematiche che si stanno rilevando ultimamente sui processi produttivi, quindi è un tema importante. Però dovendo il professore lasciarci, io ringrazio tantissimo il professore per questa, penso, veramente bellissima riflessione che ci ha dato modo di condividere. Penso ci sia stata una partecipazione veramente importante da un punto di vista del cogliere il messaggio. Io confido che noi sapremo comunque, nonostante alcuni messaggi arriveremo in modo critico, trovare delle nuove configurazioni di senso che ci portino verso un futuro positivo e magari, come hanno fatto i primitivi nella grotta anni fa, tracciare delle nuove linee senza bordi che ci portano su percorsi, diciamo, più sani di quelli che forse oggi stiamo percorrendo. Quindi penso che dobbiamo mantenere uno sguardo positivo al futuro, ma partire dalla consapevolezza che abbiamo una grande sfida davanti e che stiamo vivendo probabilmente un periodo difficile dal punto di vista dello sviluppo della conoscenza, della scienza e delle relative applicazioni, almeno in alcuni ambiti. Quindi facciamo tesoro di questi insegnamenti e sfruttiamoli al meglio per migliorare
migliorare il futuro che ci aspetta dal punto di vista della ricerca, della conoscenza e ovviamente poi del lavoro e delle applicazioni future. Grazie. Io non so se vuole ancora dire due parole il direttore. Ricordare che c'è un aperitivo e che possiamo poi approfittare della presenza di questo Calzazzano per continuare la discussione. Grazie.